Vai. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento della nostra serie La salute a Bergamo in periodo di pandemia. Io sono Maria Teresa Azzola e sono la responsabile del gruppo Cultura, del tavolo Cultura del PD di Bergamo, che è un luogo molto aperto dove molti cittadini interessati ai temi della cultura confluiscono per discutere e fare proposte. È un luogo, come vi dicevo, aperto dove si sono creati due gruppi di lavoro molto importanti. Uno è il gruppo della cultura diffusa, che ha focalizzato la sua attenzione sul tema delle biblioteche come presidi democratici culturali del territorio. E l'altro è il gruppo invece della cultura della salute, che è coordinato da Regina Barbò e che invece ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sui temi appunto della salute. Di questo poi ci parlerà più diffusamente appunto Regina, che è la coordinatrice. Ma prima di passare la parola volevo ringraziare il nostro gruppo tecnico, i preziosissimi Luisa Archetti e Franco Chiaromonte, che ci consentono appunto di realizzare tecnicamente anche questi webinar. Quindi grazie Franco, grazie Luisa. Passo la parola a Regina Barbò, che voi ormai conoscete, dottoressa, ex anestesista rianimatore e da 20 anni neuroradiologa, che con grandissima passione guida il gruppo di lavoro appunto della cultura della salute, e che è instancabile e sempre piena di proposte e di energie che mette a disposizione per tutti noi. Grazie Regina, ti passo la parola. Grazie a te Maria Teresa, veramente non pensavo in questa seconda parte di dover ancora prendere la parola per illustrare le finalità di questi nostri incontri, ma sarò brevissima. Trattando questo argomento del disagio psicologico crescente, abbiamo diviso questo webinar in due incontri. Nell'incontro precedente l'argomento è stato trattato sotto il profilo prettamente medico-scientifico, ma siccome siamo consapevoli che non basta saper curare e voler curare e assistere bene le persone con disagi psicologici e le famiglie, ma dobbiamo avere anche le istituzioni, gli strumenti, il personale formato e adeguato, a questo punto entrano in campo le politiche sanitarie, sociosanitarie e il welfare. Quindi questa mattina è dedicata la prima parte. Diamo parola alle associazioni che da anni si impegnano e sentiremo le loro istanze e cosa è cambiato in tempo di Covid e le loro aspettative. La seconda parte, diamo la parola ai nostri decisori politici che hanno sentito di nuovo queste aspettative e istanze delle nostre associazioni e dei nostri operatori sanitari, e a loro la parola, e spero che in questi tempi così difficili sia comunque una parola di conforto, nel senso che ci aprano spiragli e che diano la speranza agli operatori e soprattutto alle persone e alle famiglie di poter trovare istituzioni e personale numericamente adeguato e ben formato per sostenerli e accompagnarli in questo percorso. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Regina. Allora iniziamo il nostro percorso dando la parola a Valerio Canzian, che ringrazio di essere qui con noi questa mattina, che è presidente di un'associazione che si chiama URASAM, un'associazione ONLUS di secondo livello che è nata per difendere i diritti dei malati e i familiari che hanno problemi di salute mentale. Rappresenta in Lombardia ben 50 associazioni di familiari, volontari e utenti.
e svolge un'azione molto importante di coordinamento tra le varie associazioni. Ci parlerà delle conseguenze del Covid sulle persone con sofferenza psichica e dei problemi delle loro famiglie. Valerio, a lei la parola, prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Grazie di questo invito. Non siamo mai stati sollecitati come in questo periodo, sia dai familiari ma anche a intervenire. Quindi è una buona opportunità questa che mi concedete. Allora, le conseguenze del Covid sulle persone con sofferenza psichica e le loro famiglie. Dunque, non si può parlare delle conseguenze del Covid sulle persone con sofferenza mentale senza per premesso. Scusi Valerio, riesce ad alzare un po' il tono di voce perché la sentiamo poco. Ci provo. Allora, è difficile parlare delle conseguenze del Covid senza premettere che la pandemia si è innestata in una condizione dei servizi di salute mentale già deficitaria. Si sente meglio? Deficitaria con già molte ombre presenti, spesso frammentati e non comunicanti, per esempio nell'integrazione tra minori in neuropsichiatria infantile e adulti, nell'integrazione tra sanitario e sociale, nell'integrazione tra salute mentale e dipendenze e disabilità. Con insoddisfazione degli operatori, troppo pochi per garantire i livelli essenziali di assistenza, presa in cura e riabilitazione, per non parlare della prevenzione, un termine che ancora fa fatica a essere preso in considerazione. Negli ultimi 20 anni vi è stato un graduale depauperamento degli organici, psichiatri, infermieri, psicologi, educatori e le altre figure, con insoddisfazione quindi anche delle persone prese in cura che non riescono a raggiungere i loro obiettivi di emancipazione e di vita e la fatica dei familiari troppo soli e non supportati nella gestione del progetto di vita del loro congiunto, ammesso che ci sia un progetto di vita. Spesso non vi è nessun progetto. L'entusiasmo che aveva coinvolto gli operatori con l'avvento della legge Basaglia per il superamento dell'istituzionalizzazione è via via venuto meno e ha preso il sopravvento il pessimismo, il dover lavorare sull'emergenza, il dover mettere in atto pratiche di carattere securitario basate principalmente sulla cura farmacologica. E nelle situazioni complesse con il frequente ricorso al TSO e alla contenzione. Parole come budget di salute, progetto personalizzato, integrazione socio-sanitaria, aggancio precoce e prevenzione rimangono buone intenzioni che possono realizzarsi grazie alla disponibilità e apertura di alcuni operatori e territori che si attivano anche creativamente mettendo in atto pratiche virtuose, per quello che possono, date le scarse risorse. I servizi dovrebbero essere aperti 24 ore su 7 giorni, invece abbiamo un CPS che chiude alle 17 il venerdì, pochi sono i CPS aperti sabato mattina e sono chiusi la domenica. Per la notte c'è il pronto soccorso. Vi presento solo due dati che riguardano il numero di psicologi, psicoterapeuti, la media nazionale rispetto a quello che è la media dei paesi del G7. Allora, per i servizi quindi sanitari in generale, in Italia abbiamo uno psicoterapeuta o psicologo per ogni 12.000 persone, mentre nei servizi di salute mentale ne abbiamo uno ogni 26.000 persone. La media dei paesi del G7 è, per la situazione generale, uno ogni 2.500 persone. Per la salute mentale, uno ogni 10.500 persone. Questo scarto con gli altri paesi europei lo troviamo anche nelle figure degli psichiatri,
degli infermieri, degli educatori, degli ospiti e così via. Quindi il Covid arriva in questo sistema sanitario e di welfare di progressivo impoverimento dei servizi di salute mentale, sia dal punto di vista della quantità delle risorse, sia anche da una deriva biologica della salute mentale, che mette al centro ancora la malattia invece della presa in carico della persona, privando in questo modo la sofferenza mentale della sua complessità, dei determinanti sociali ed economici che influenzano le possibilità di ripresa. Insieme alla mancanza di personale vi è anche un indebolimento della cultura della salute mentale, di comunità e della prevenzione, sia per l'aspetto di programmazione che operativo. I tre pilastri della presa in cura, ovvero l'abitare, il lavoro e la socialità, sono operativi solo in piccolissimi privilegiati casi. I posti letto, sia quelli degli SPDC, degli ospedali, e delle comunità cosiddette terapeutiche, per le situazioni complesse, è nei fatti ancora il luogo privilegiato della cura. Le residenze delle comunità e i posti letto degli SPDC assorbono il 70% delle risorse della salute mentale, risorse che in Lombardia rappresentano il 3,3% delle spese sanitarie a fronte di una indicazione del Ministero di almeno un 5%. I paesi europei alla salute mentale vengono dedicate mediamente dagli 8 al 10 e anche più per cento delle spese sanitarie. Questo per quanto riguarda gli adulti. Mi piacerebbe parlare dei minori, ma credo che non avrò tempo. E quindi passo, casomai lo riprenderemo se ci sarà tempo dopo. Vorrei quindi segnalare, no, continuo, non ho terminato. Vorrei segnalarvi un libro di Benedetto Saraceno, già collaboratore con l'OMS in tema di salute mentale dipendente, che ha scritto un libro dal titolo Sulla povertà della psichiatria, là dove afferma che la diagnosi psichiatrica non permette di sapere cosa fare e neppure di predire come si evolverà la malattia. La malattia non è un'entità discreta e definita o definibile, bensì un'esperienza esistenziale intrusa nel soggetto. Questa formulazione ci rimanda alle considerazioni che la cosiddetta malattia mentale non è una malattia come le altre del corpo, ma come non ha che hanno una eziologia e dove la cura è essenzialmente di carattere farmacologico o chirurgico o altro. Per la cosiddetta malattia mentale non c'è eziologia. Saraceno la considera un'esperienza esistenziale intrusa nel soggetto. Nell'incontro precedente del 30 marzo, il dottor Paganelli della cooperativa Namaste l'ha definita una condizione della persona. Lacan, psichiatra psicanalista morto lo stesso anno della morte di Basaglia, ma era più vecchio di 25 anni di Basaglia, ha definito la cosiddetta malattia mentale condizione dell'essere della persona. Ciò non significa che il chiamarla condizione invece di malattia ne sminuisca il potenziale di gravità, di gravosità o di sofferenza altrettanto elevato. Allora, quali sono le principali ricadute del Covid? Quali sono state e quali sono tuttora? Da un punto di vista strutturale abbiamo avuto degli accorpamenti degli SPDC per recuperare personale già scarso per inviarlo nei CPS piuttosto che in altri, piuttosto che in ospedale vero e proprio per curare le persone malate di Covid, con conseguente intasamento dei pazienti in altri SPDC, dove vengono confluiti i pazienti con conseguente riduzione del tempo di ricovero. Ricoveri più brevi che sono considerati dagli stessi psichiatri destabilizzanti per i pazienti che ne escono ancora più scompensati e costretti a ripetute recidive di ritorno in SPDC e ricoveri in comunità.
mancanza di visite domiciliari da parte di CPS, in particolare per gli utenti più complessi, centri diurni chiusi con operatori convogliati in CRA, comunità riabilitative, oppure resi disponibili per delle passeggiate con utenti, uno o due utenti alla volta, per passeggiate di 50 minuti, una volta alla settimana. Pensate che una volta solo alla settimana la persona che è chiusa in una comunità riesca a muovere. I CPS, invece di essere un luogo di prevenzione e inclusione sociale, sono diventati ancora di più dei meri ambulatori, se non visitifici, in cui si prescrivono farmaci, non di rado dei veri e propri cocktail dagli effetti pesanti sulla salute psichica e ancora maggiormente per la salute fisica. L'abuso di farmaci non è un tema nuovo, ma in questi periodi di pandemia si è ulteriormente aggravato, sia nelle persone che vivono in famiglia e ancora maggiormente per quelle in comunità, le cosiddette comunità riabilitative. E questa è la prima lamentela che ci arriva, che ci arriva dai familiari. La cura farmacologica è debilitante, li tolgono l'anima, gli istinti e li rendono tutti uguali a passeggiare per strada a testa bassa, commenta un familiare. Il farmaco anche nella comunità viene usato proprio come forma di contenimento. Come facciamo a contenerlo se non gli diamo questi farmaci? Commenta uno psichiatra, un padre che gli chiede: ma perché date tutti questi farmaci a mio figlio? Questo periodo di Covid ha tenuto lontano per mesi le visite dai familiari, sostituite da telefonate di breve durata, più delle volte decise dalla comunità, in orari non sempre consoni per il soggetto. Questo ha creato difficoltà nel mantenere un legame costante ed un vissuto condiviso. Ciò ha avuto come conseguenze un aumento della preoccupazione e dell'angoscia dei familiari e delle persone stesse. Insomma, la precarietà, l'emergenza, la frammentazione dell'intervento hanno avuto un incremento crescente. La pandemia ha svelato l'inadeguatezza del sistema di cura e sta tra l'altro registrando anche un aumento del disagio mentale collegato alla paura del contagio, all'incertezza del futuro, alle perdite subite. Ci si chiede come sia possibile rispondere a tanta sofferenza e cosa occorra fare per mettere davvero la persona al centro e la malattia tra parenti. Va cambiato l'approccio nei confronti della malattia mentale, non solo nei sanitari, ma di tutta la società, ancora ostaggio di stigmi e pregiudizi. Grazie Valerio. Credo che magari riprendiamo successivamente per non togliere spazio anche agli altri. Comunque ha dato un quadro estremamente drammatico della situazione e i nostri decisori politici che oggi abbiamo chiamato vengono sollecitati proprio a prendere in considerazione queste sue note per prendere provvedimenti veloci e concreti. Adesso però passo la parola a Camilla Morelli, presidente dell'associazione Piccoli Passi Per, che però è qui in rappresentanza del Forum delle Associazioni per la Salute Mentale. E quindi passo la parola a Camilla, che eccola, che adesso appunto ci parlerà del problema appunto dei familiari e delle persone che voi seguite appunto con questi problemi di disagio psichico. Grazie Camilla, prego. Sì, non riesco a vedere le slide. Voi le vedete le mie slide? No, non ancora. Ecco. Beh, allora chiedo magari aiuto. Perché vedo Franco, che non... puoi mandarle tu le slide di Camilla Morelli, per favore? Mi spiace, ma ero convinta di avere condividere lo schermo. Franco, mi senti? Vabbè, lei cominci. Ok, manda le slide di Camilla, sì, per favore. Io intanto, scusa. Sì.
Intanto Camilla puoi parlare. Ma... Sì, allora grazie per l'invito, buongiorno a tutti, grazie per l'invito anche da parte del forum delle associazioni di salute mentale che io appunto oggi rappresento. Ecco, passiamo alla seconda slide. Sì, ecco. Il forum appunto che riunisce tutte le associazioni di salute mentale della provincia ed è un luogo di scambio di conoscenze e di esperienze, ma anche per portare poi una voce unitaria presso le istituzioni e anche per realizzare delle azioni comuni, come per esempio è avvenuto recentemente, credo che lo sappiate tutti, per quel percorso Città Libere da Contenzione, per non dimenticare. Quindi è una realtà molto attiva sul territorio. Per quanto riguarda poi il... volevo rispetto al forum ricordare una persona che è scomparsa recentemente e che aveva portato un grande contributo di umanità e di competenza nel nostro percorso e che è Marco Caselli dell'Associazione L'Orizzonte, che ci mancherà tanto. Passiamo pure alla successiva. Per quanto riguarda la pandemia e il disagio psichico, ciò che ho raccolto attraverso l'incontro e il confronto nel territorio è esattamente nella direzione dell'analisi compiuta da Valerio. Bisogna dire che nel primo periodo abbiamo osservato una tenuta emotiva e appunto una certa forma di adattamento delle persone con fragilità psichica e anche delle famiglie. Ricordo la frase di un ragazzo che disse: beh, siamo tutti in casa, come dire, siamo tutti uguali, in fondo siamo nella stessa situazione, come se avesse una sensazione di uguaglianza, di parità, tra virgolette, di normalità. In realtà poi, come sappiamo tutti, è emerso un disagio crescente, perché l'esperienza dell'essere chiusi, dell'incertezza e della sospensione, che paiono non finire mai, hanno chiaramente avuto ed hanno una conseguenza più grave sulle persone più fragili. La prossima, grazie. Alla pandemia, infatti, in senso generale, ha accresciuto le fragilità e generato nuovi e più complessi bisogni di salute mentale. Passiamo alla prossima. Dunque, c'è stato anche nel nostro territorio un grande aumento del disagio psichico. Ci sono aggravate delle situazioni che erano già in carico e poi si sono aggiunte delle nuove situazioni che sono legate ai vissuti di lutto, di ansia, di depressione e anche, come sappiamo, ai problemi sociali tipo perdita del lavoro che sono legati alla pandemia. Purtroppo si sono aggiunte nuove fasce d'età, e dico particolarmente purtroppo perché si tratta soprattutto di persone molto giovani, addirittura parliamo di adolescenti e di preadolescenti che devono e arrivano ad essere ricoverati anche appunto o in pediatria, dove però non c'è un'adeguata tutela, o addirittura nel servizio psichiatrico adulti. Tutto questo ovviamente ha generato una forte pressione sui servizi, ma come ha già detto Valerio, non si sono dimostrati in grado di rispondere ai bisogni in modo adeguato e sufficiente, proprio perché c'erano già delle criticità preesistenti che il Covid non ha fatto che far emergere, purtroppo, e peggiorare. Prego. I servizi sono in affanno, sia quelli territoriali, e questa non risposta adeguata ai bisogni delle persone chiaramente ha fatto sì che tante situazioni che potevano essere gestite appunto sul territorio in realtà arrivino poi al servizio psichiatrico, che è sovraccarico, e ci arrivano tante volte con un TSO. Molte persone, non potendo ritrovare risposte nel pubblico, si sono rivolti al privato, e che si trova peraltro
carico di situazioni che solitamente non aveva, quindi situazioni molto gravi che risulta anche difficile gestire. Qui c'è il tema importante del rapporto tra pubblico e privato. Prego. Ecco, la famiglia. La famiglia vive grandissime difficoltà in una grandissima solitudine. Come è già stato detto, ci sono state le chiusure di tutte le attività o una forte riduzione anche adesso che le attività sono riprese, si procede direi a scartamento ridotto, piccolissimi numeri, quindi anche servizi come la mensa che per molte persone era una risposta molto importante, tutte le attività dei centri diurni, per non parlare poi dell'interruzione dei percorsi riabilitativi e risocializzanti. Ecco, tra le tante cose si poteva supplire, certo solo in parte, ma potevano essere potenziati il sostegno psicologico diffuso alle persone, che è stato invece rarissimo, se c'era la videochiamata o la telefonata, ma non per tutti, e poi gli interventi domiciliari. La domiciliarità è una risposta estremamente significativa, sempre nell'ambito della salute mentale. Era molto presente nelle nostre realtà e di servizi anni fa e adesso invece è quasi inesistente, quindi scomparsa anche in questo periodo. Ha già detto bene Valerio del grosso problema della chiusura delle comunità. Un familiare ha detto: sono protetti fisicamente, ma la loro testa no. Anche qui l'interruzione di percorsi riabilitativi che prevedono ovviamente l'uscita dalle comunità, quindi nel territorio, e appunto la grande sofferenza sia per i familiari che per le persone accolte, per gli ospiti, perché è stato molto difficile mantenere un contatto. Poi anche la videochiamata settimanale, se c'era, era molto riduttiva. Per non dire poi dei casi più complessi, quelli ad esempio della doppia diagnosi, handicap e salute mentale. Qui c'è l'annoso problema della mancanza di risorse perché richiedono degli interventi molto forti anche economicamente, ma c'è anche il classico annoso problema, anche questo, della frammentazione degli interventi. Davvero assistiamo a delle situazioni drammatiche, se si potessero raccontare. Prego. Che cosa bisogna fare? Cambiare il paradigma, come si dice, spostare le risorse sul territorio per potenziare i servizi in modo che abbiano organici adeguati, ha già detto Valerio, di figure riabilitative, dei TERP, della psicoterapia, figure oggi che oggi sono scarsamente o per nulla presenti nei servizi, supporto alla famiglia, come si diceva, interventi domiciliari, risposte. Servizi che siano capaci di dare risposte tempestive, efficaci, personalizzate e che siano orientati alla recovery, cioè per fare in modo che la persona faccia un percorso così da poter avere, pur mantenendo i problemi di fragilità, essere in grado di avere una vita di senso e soddisfacente. Servizi che siano aperti 24 ore perché per 7 giorni, questo permetterebbe anche di rispondere all'urgenza, per esempio con un intervento tempestivo che potrebbe anche evitare il ricovero. Quindi presidi diffusi e integrati col sociale e sociosanitario e capaci anche di far sì che la comunità essa stessa si prenda carico, non solo i servizi o la famiglia, delle persone con fragilità attraverso reti di sostegno. Potenziare il territorio vuol dire appunto, come abbiamo già detto, investire risorse maggiori in questa direzione. Per esempio, cito solo anche sulla residenzialità leggera, anche nella provincia di Bergamo è rimasta ferma, questo investimento è rimasto fermo a 10 anni fa, quello che c'era 10 anni fa, le quote di residenzialità leggera. Ma si chiede anche un cambiamento culturale generale e in particolare per quanto riguarda gli operatori, perché siano davvero in grado, siano davvero formati adeguatamente per realizzare davvero una psichiatria di comunità. Perché abbiamo già buone esperienze che vanno in questa direzione, che dimostrano come si può ridurre la cronicità, avere una qualità di vita ed evitare ricoveri, TSO,
e in vie strutture residenziali che comportano costi anche molto elevati, che potrebbero essere invece, come abbiamo detto, rivolti sul budget di salute e sul territorio. L'ultima parte del mio intervento vuole mettere in evidenza quello che le associazioni hanno fatto. Ecco, anche noi come associazioni abbiamo provato lo spaesamento e difficoltà iniziali, però abbiamo quasi subito provato ad adattarci al cambiamento per portare avanti la nostra mission, no? E questo ancora di più in questo momento in cui, dove c'è una fragilità, la fatica diventa più forte e la solitudine può dare invece anche un senso di abbandono. E sottolineo un tempo in cui la salvaguardia dei diritti e della dignità delle persone richiede ancora maggiore attenzione perché è più precaria. Ad esempio, in un servizio sovraccarico come l'SPDC può essere più facile il ricorso alla contenzione. Volevo anche dire una cosa rispetto agli operatori che manifestano senso di frustrazione e anche se sono casi di burnout, perché ci sono molti che vorrebbero lavorare in altro modo, ma naturalmente non sono messi nelle condizioni di farlo, ma comunque fanno grande fatica. Pandemie e associazioni, cosa hanno fatto le associazioni in sintesi? Hanno cercato in ogni modo di mantenere il contatto con persone familiari utilizzando anche gli strumenti tecnologici a disposizione, imparando anche a usarli. E poi, ogni volta che sia stato possibile, riprendere le attività, ovviamente nel rispetto dei vincoli, magari con piccoli gruppi, attività di laboratorio, quelle del tempo libero. Quindi anche aiutare le persone a uscire di casa. Continuiamo a cercare di essere delle antenne che raccolgono i bisogni del territorio e poi li portano nei luoghi dove devono trovare una risposta politica. Prego. Ogni associazione poi ha operato, come ho sentito in questi giorni, con le sue specificità. Io posso dire di piccoli passi, in particolare abbiamo rafforzato il gruppo di auto mutuo aiuto per familiari, che rimane sempre uno strumento di sostegno fondamentale. E poi abbiamo visto che di fronte a situazioni particolarmente difficili davvero dovevamo cercare di fare qualcosa, allora abbiamo utilizzato proprio delle risorse nostre economiche per attivare progetti domiciliari individuali. Parlo di 6 situazioni in particolare. E poi, tenendo presente che oggi per comunicare è necessario avere delle conoscenze informatiche, abbiamo attivato il progetto Connettiamoci, che prego illustrerò brevemente. Visto che poi questa situazione di chiusura, isolamento, ha peggiorato le condizioni di fragilità di chi già appunto viveva condizioni di sofferenza in questo senso, e che sono proprio le categorie più fragili, parlo delle malattie psichiche, ma parlo anche degli anziani, per esempio, che hanno difficoltà poi a utilizzare questi strumenti per rimanere in contatto con le persone, abbiamo pensato di creare uno sportello gratuito per la popolazione per dare assistenza tecnologica a chi ne avesse bisogno. Imparare a usare lo smartphone, attivare lo SPID, che anche questo è una cosa importante, no? Per poter accedere per esempio ai servizi comunali o sanitari, eccetera. E la cosa però che io voglio sottolineare è che questa assistenza viene fornita da alcuni utenti del centro diurno del daycare di Bergamo, coordinati da una psicologa. Sono utenti che hanno delle grandi competenze informatiche e quindi proprio in questo momento sono un segnale positivo di protagonismo attivo degli utenti e volano di benefici, appunto capaci di dare benefici all'intera comunità. Chiudo leggendo insieme a voi questa slide. Accettando i limiti della situazione, ma non la condizione di impotenza a cui la pandemia ci vorrebbe costringere, le associazioni provano ad esserci nonostante tutto, a cogliere l'opportunità dell'attraversamento in territori sconosciuti per rinsaldare i legami, il senso di comunità e di attenzione per l'altro, in attesa del momento in cui potremo finalmente interagire senza vincoli. La rete rimane fondamentale. E allora le esperienze, le conoscenze che oggi stiamo acquisendo via via con innegabile fatica,
andranno ad arricchire il nostro bagaglio di strumenti, diventeranno patrimonio. Grazie per l'attenzione. Grazie Camilla, sei stata perfetta nei tempi, giustissima, e hai dato un quadro davvero molto, molto esaustivo della situazione. Passo la parola adesso a Raffaele Casamenti, presidente di AEPER, cooperativa sociale, che nel cuore della quale è nato il progetto riabilitativo territoriale e domiciliare per giovani e adulti in situazioni di disagio psichico. Consiste in interventi articolati dedicati a persone in questa particolare situazione e consente di agire in modo competente sulle segnalazioni provenienti sia dai centri psicosociali che sia dagli operatori dei 6 comuni facenti parte dell'ambito territoriale di Bergamo, che sono Torre Boldone, Sorisole, Ponteranica, Orio al Serio, Gorle e Bergamo. Per cui do la parola a Raffaele che ci illustra questo interessante esperimento. Grazie Raffaele. Ecco, grazie a voi sia della partecipazione che dell'ascolto, grazie in particolare al gruppo Salute del tavolo Cultura del PD di Bergamo, perché credo che questa esperienza sia importante, anche se effettivamente, come diceva Valerio Canzian, le possibilità e le opportunità anche di ascolto sul tema della salute mentale recentemente si sono ampliate, è assolutamente basilare che si amplino ancora di più, perché c'è la necessità proprio che di questo tema si continui a parlare. Quindi magari per alcuni sarà anche ripetitivo, ma io credo che sia importantissimo più a livello generale, dove di queste cose si parla gran poco. Parlerò in realtà dell'esperienza del tavolo salute mentale dell'ambito territoriale di Bergamo, all'interno del quale è nata anche l'esperienza di cui ci parlava prima Maria Teresa Zola, per dirvi sostanzialmente 5 cose, quindi penso di stare nei tempi. Che cosa è? Di che cosa si tratta? Che obiettivi ha? Quali sono i bisogni che dal punto di vista del tavolo salute mentale abbiamo individuato? Con quali risorse ci muoviamo e che cosa ci manca? Che cosa a nostro giudizio naturalmente manca? È un punto di vista soggettivo come peraltro tutti. Il tavolo salute mentale è un organo dell'ambito territoriale di Bergamo, che appunto racchiude i 6 comuni citati prima da Maria Teresa e che esiste già dal 2005, quindi ha un'esperienza diciamo piuttosto lunga. È un organo consultivo dell'ambito, ma che appunto lavora su un tema specifico a cui l'ambito territoriale ha dato importanza, ha dato rilievo, e crediamo che questo sia un segno importante quando nell'arco del tempo purtroppo abbiamo notato da parte di altri ambiti territoriali un po' un ritorno indietro, nel senso che altre esperienze erano nate per poi chiudersi in virtù dell'esigenza di semplificare, di raggruppare l'attenzione alle fragilità, ecco, si è persa un po' la specificità di questo tema, che crediamo invece sia molto importante sottolineare. Questo organo è composto da enti pubblici e del privato sociale, del cosiddetto terzo settore, quindi ci sono i comuni dell'ambito, in particolare abbiamo adesso la presenza di 2 rappresentanti del comune di Bergamo, c'è la ASST, attraverso i suoi organi, quindi i 2 centri psicosociali che sono attivi sul territorio bergamasco, il SERD, quindi Servizio per le Dipendenze, il consultorio che naturalmente c'entra perché opera nei confronti di famiglie che possono avere al loro interno anche situazioni di disagio mentale. C'è la provincia di Bergamo,
la rappresentanza, a dire il vero un po' altalenante, ma comunque la rappresentanza dei medici di medicina generale, e poi appunto, come dicevo, ci sono le rappresentanze del terzo settore, quindi l'associazione Piccoli Passi Per, come associazione di familiari e volontari della salute mentale, presieduta da Camilla Morelli che mi ha preceduto, c'è la rappresentanza di Confcooperative, quindi la cooperazione sociale, la Caritas, il patronato San Vincenzo, l'Opera Bonomelli, tutti coloro che abitano o comunque gravitano su Bergamo sanno come questi ultimi due enti siano molto importanti nel campo delle fragilità e anche nel campo della salute mentale. Questi organismi, come avete sentito dall'elenco, fanno parte di mondi diversi, fanno parte del pubblico, del privato, fanno parte del sanitario, fanno parte del sociale. È una composizione quindi eterogenea, ma volutamente eterogenea, nel senso che proprio il primo obiettivo, ne dico solamente due per motivi di brevità, che si pone il tavolo salute mentale, è proprio quello dell'integrazione, cioè integrare il lavoro specialistico con il lavoro sociale. A volte, purtroppo, appunto, si lavora ancora, come si dice, con un'espressione ormai nota, a canne d'organo, oppure, se volete, ognuno fa il suo e cerca di farlo al meglio, questo deve essere chiaro, però purtroppo con una mancanza di collegamenti, di relazioni, che su determinate tematiche, come la salute mentale, rischia di incidere in modo decisamente negativo, proprio perché, lo diceva Valerio Canzian nel primo intervento, se si lavora sul progetto di vita è necessario che i diversi attori che lavorano sul progetto di vita di una persona siano in qualche modo collegati, per evitare che si perseguano obiettivi diversi, si percorrano strade diverse e magari si sprechino anche delle risorse, che già ce ne sono poche, come sappiamo. Chiaramente è difficile dividere in modo netto quali sono le competenze specialistiche della psichiatria e della neuropsichiatria, quali sono le competenze sociali. E se vogliamo, noi evitiamo appositamente di preoccuparcene, proprio per favorire questa modalità di integrazione, anche se non va nascosto appunto che nella ristrettezza delle risorse, in particolare parlo di risorse umane, dei servizi specialistici, a volte o forse anche spesso i servizi alla persona del campo sociale hanno dovuto occuparsi maggiormente di competenze che magari non erano strettamente le loro. Tutto questo appunto ci dà la possibilità di lavorare in modo con la maggiore integrazione possibile, senza naturalmente dire che abbiamo raggiunto chissà quali risultati, però il tentativo appunto è quello di lavorare nell'ottica dell'integrazione su alcuni assi, che sono quelli classici, se vogliamo: l'asse della casa, l'asse del lavoro, l'asse della socialità. Ecco, sono cose, diciamo, note, sono cose normali, ma proprio di cose normali ha bisogno la salute mentale. Non abbiamo bisogno di fuochi d'artificio, abbiamo bisogno di curare quegli elementi di base che già gli interventi che mi hanno preceduto hanno messo molto bene in luce come siano ancora misconosciuti e poco curati, poco percorsi. L'ottica principale quindi è quella di favorire l'autonomia della persona e l'integrazione nella sua comunità di appartenenza. Favorire l'autonomia della persona non significa che pensiamo di risolvere tutti i problemi di tutte le persone di cui ci occupiamo, ma che cerchiamo di recuperare il più possibile gradi di autonomia per vivere nel modo più soddisfacente possibile la vita di ognuno, a volte riuscendoci, a volte no. E questo direi è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello della sensibilizzazione, è stato già accennato, ce n'è tantissimo bisogno. Forse oggi stiamo così, è la mia sensazione molto personale, tornando un po' indietro da questo punto di vista, nel senso c'è bisogno davvero tanto di lavorare
su questo tema, perché soprattutto nei momenti più difficili della storia del paese, come questo sicuramente, il rischio è che le categorie più fragili vengano ancora maggiormente fragilizzate, anche senza volerlo naturalmente, e quindi si metta un po' tra parentesi quello che è il bisogno di chi ha maggiori problemi. Quindi lavorare sulla sensibilizzazione vuol dire far cogliere a tutte le persone che la salute mentale è un problema di tutti, e non solo, e non tanto perché la persona con problemi di salute mentale possa fare chissà che cosa ad altre persone o ai beni di altri, ma perché questo è un elemento fondamentale nella salute di tutti. Ricordava appunto ancora Valerio Canzian la questione degli stanziamenti di risorse, no? Quando diceva il 3,3% viene riservato alla salute mentale. Ecco, questo dato, a fronte del fatto che è previsto per il 2030 a livello mondiale, chiaramente non parlo di Italia, ma credo che non saremo molto lontani, un'incidenza della salute mentale del 20%, dei problemi di salute mentale del 20% sulla salute complessiva. Ora, affrontare il 20% con il 3% è una battaglia che si rischia di perdere in partenza. Per cui sensibilizzazione vuol dire anche questo, non alzare muri nel momento in cui si chiedono maggiormente risorse per una problematica di questo tipo. Quindi, Tavolo Salute Mentale è un organismo che cerca di porsi nella rete dei servizi, facendone parte, non coordinando i servizi, per carità, non ne abbiamo le competenze, ma proprio nell'ottica di mettersi a fianco, di mettersi dentro questa rete, per incrementare gli scambi, per incrementare le relazioni che, senza dare giudizi, però appunto a volte mancano o comunque sono, diciamo, poco incidenti, e per incrementare la circolazione di quelle buone prassi, di quelle buone pratiche che possono far bene a tutti, la cui conoscenza può far bene a tutti. Queste sono un po' le caratteristiche classiche del tavolo salute mentale, che ultimamente ne ha assunto anche un'altra, cioè quella di essere un po', mi viene da dire, il crocevia di alcuni progetti che non riguardano solo e specificamente la salute mentale, ma riguardano le fragilità, e noi, gli operatori che si occupano di salute mentale, devono essere maggiormente in grado, partendo ovviamente da chi parla in questo momento, ma insomma in senso generale, anche di intercettare queste nuove possibilità che non sono appunto quelle classiche, quelle normali dei finanziamenti a cui siamo abituati, che riguardano l'intera sfera delle marginalità, ma in cui dobbiamo far cogliere come la salute mentale abbia un suo posto. Non so, c'è presente l'onorevole Carnevali, penso che magari ne parlerà lei, ma parliamo della legge del dopo di noi, parliamo dei progetti sui migranti, parliamo dei bandi sugli inserimenti lavorativi. Noi lì dobbiamo riuscire a, passato in termini, a inserirci e a attingere anche a nuove risorse. Vado più veloce sugli ultimi punti perché alcune cose sono state già toccate dagli interventi che mi hanno preceduto. Sui bisogni che vediamo, al di là di tutta la questione pandemica, chiaramente sono già state sottolineate le problematiche relative ai giovani, relative agli adolescenti, le questioni relative alla famiglia, spesso lasciata sola rispetto alle problematiche dei propri congiunti al loro interno e con pochi strumenti per potervi incidere in modo positivo, ma vorrei ricordare anche l'area dei cosiddetti, è una parolaccia ma lo dico apposta, dei cosiddetti cronici, cioè di quelle persone con problemi di salute mentale che, a giudizio quantomeno degli specialisti che se ne occupano, non hanno tante possibilità di guarire, di tornare a una situazione di piena autonomia.
Noi dobbiamo, credo, metterci nell'ottica che ci sia una frazione, grande o piccola che sia, secondo me, in un paese civile, non importa, di persone che soffrono problemi di salute mentale che non saranno mai autonome. Ma non per questo, se una persona è, non so, ha una disabilità fisica o un'altra malattia cronica, che ne so, il diabete, non è che la lasciamo lì perché tanto è cronica. Ecco, questo dovrebbe valere anche per la salute mentale. Quindi pensare che questa continuità di cura, questo progetto di vita, vale anche per chi ha margini di recupero ridotti a seconda di una serie di problemi forti, vissuti, di anche problematiche legate magari, non so, a sostanze che sono state assunte, che hanno diminuito le proprie capacità di recupero. Con quali risorse cerchiamo di lavorare? Un po' l'ho accennato, l'ambito di Bergamo credo che vada detto, ma non per piaggeria, ma va sicuramente detto, è uno dei non tanti ambiti, è uno dei pochi ambiti, e non parlo solo a livello bergamasco, ma anche a livello lombardo, che ha postato delle risorse apposite per la salute mentale. Non è un obbligo, quindi credo che sia significativo questo. Sempre risorse finalizzate appunto al recupero di un maggior grado di autonomia e con un supporto da parte di figure apposite, di figure professionali, sempre negli ambiti, nelle aree di cui parlavo prima, quindi la casa, la residenzialità leggera, il lavoro. Poi ci sono anche fondi non istituzionali a cui cerchiamo di attingere, cito il progetto della Fondazione della Comunità Bergamasca, che è compartecipato al 50% dalla Conferenza dei Sindaci e con l'altro 50% però da fondi della comunità, perché di fatto appunto sono raccolti dalle fondazioni bancarie, con cui appunto vengono finanziati anche quei progetti di cui parlava Maria Teresa Azzola prima, quindi i progetti. Un progetto, per la precisione, che è stato il primo nell'ambito di Bergamo che ha operato nella domiciliarità sia a livello individuale che di gruppo. E poi volevo ricordare semplicemente un passaggio per dire che c'è anche un tentativo di autofinanziamento, cioè di raccolta di fondi tramite il gruppo e il progetto Un caffè per due, che il tavolo salute mentale ha iniziato qualche anno fa e che attraverso l'indispensabile collaborazione dell'associazione Piccoli Passi Per, che ringrazio anche per questo motivo, ha negli anni raccolto un po' di fondi, non tantissimi soldi, ma che sono andati a tante persone che avevano necessità di incrementare appunto le loro progettualità di autonomia, perché ci sono storie che se le raccontassimo, ecco, sarebbero paradossali oltre che metterci tristezza, e appunto magari per una multa poi si va a finire in un tunnel da cui si rischia di non uscire più. Infine, e chiudo, che cosa manca? Anche questo è stato già un po' detto. Quindi, diciamo sempre, la presenza domiciliare, ma direi ancora di più il presidio del territorio. Quando Valerio Canzian diceva alcuni paesi europei hanno il 10% di risorse spese nella salute mentale già oggi, e sono i paesi del nord Europa, non per dire sempre quelli sono bravi, noi non siamo bravi, però insomma la realtà è questa, i paesi anglosassoni, i paesi del nord Europa, ma dov'è che li spendono questi paesi qui, compresa l'Australia per esempio? Dov'è che li spendono? Li spendono nel presidio del territorio, cioè ci sono risorse sul territorio che noi non abbiamo. Oggi una persona che sta male e che grida la sua malattia, cos'è che sente di ritorno? Sente di ritorno l'eco dell'ambulanza, i vigili che arrivano a casa sua, sente queste cose, ma non sente le parole, non sente la relazione di persone che appositamente per lavoro, in attesa che la sensibilizzazione ci aiuti a fare in modo che tutti raccogliamo questo grido,
per motivi di lavoro, dicevo, presidiano il territorio e sono lì apposta per intervenire quando ci sono situazioni su cui intervenire. Lancio una, non so se una provocazione, ma chiedo magari a Jacopo Scandella se in questo senso Regione Lombardia ci regalerà qualche cosa, visto che nell'ultima DGR 4386, ultima insomma, è del 3 marzo, in una DGR che sembrerebbe che non c'entri nulla, però sugli investimenti cita testualmente potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica. Ecco, noi speriamo che dalle parole si possano sviluppare dei fatti. Ultimissima cosa che dico, la necessità appunto di creare attraverso queste risorse, questi progetti, delle reti che siano coese e che siano continuative. Purtroppo tante volte con i progetti un po' spezzettati, che un po' si iniziano, poi finiscono, poi si interrompono, poi si riprendono, le reti rischiano di non essere continuative tutte le volte, di ricominciare, non dico da zero, perché tante cose ci sono, ma... Grazie Raffaele, la tua esposizione è stata veramente molto esaustiva e ha posto anche una serie di domande che appunto poi di cui aspettiamo le risposte più tardi. Abbiamo parlato di disagio forte all'interno delle famiglie, una specificità è anche quella della violenza all'interno delle famiglie. Di questo ci parlerà Silvia Dradi, coordinatrice della rete interistituzionale antiviolenza degli ambiti di Bergamo e di Dalmine. È anche cofondatrice a Bergamo dell'associazione La Svolta, uno spazio di ascolto per uomini maltrattanti. E lo sottolineo perché è un'esperienza davvero unica e veramente molto molto importante. Passo la parola a Silvia Dradi. Silvia, prego. Grazie a tutte e a tutti, grazie di questa occasione. Chiedo subito a Franco se riesce a mandare in onda il link del video che abbiamo realizzato come rete antiviolenza novembre 2020. Per me appunto questa è un'occasione importante perché il tentativo è quello di restituirvi anche una visione un po' unitaria del fenomeno, no, della violenza, proprio perché sono sempre stata accanto, sempre stata dentro i centri antiviolenza, quindi i luoghi di genere dove le donne da 40 anni aiutano altre donne a riconoscere la violenza e percorrere appunto una strada, no, verso l'autonomia. Mi sono occupata anche e mi occupo da 20 anni e più anche di minori vittime di maltrattamento e di violenza assistita nelle comunità per minori e per scelta anche appunto di autori di violenza. È un'esperienza di 3 anni, l'accennata appunto la collega, sempre avendo in mente però la sicurezza delle donne e dei loro figli. E in questo momento chiaramente sono qui come coordinatrice della rete interistituzionale dei due ambiti e mi preme farvi vedere il video che abbiamo costruito. Io gli ho detto che me ne sarei andata. Lui mi ha spinto, mi ha sputato in faccia e mi ha detto: ma dove vuoi andare? Ma tu non sei niente, tu non sei nessuno. Ha preso ed è uscito. Ho preso uno straccio, il Vetril, ho pulito tutti i vetri di casa, ho preso un paio di mutande e un pigiama e me ne sono andata e non sono più tornata indietro. Pensi di essere stupida perché ti fai picchiare. L'unica cosa che fai è di non parlarne con nessuno, anche perché lui comunque in qualche modo ti allontana tutti. Se la mia amica mi vedeva il livido, ho sbattuto, non ho visto il gradino, sono inciampata, l'antina aperta,
ma l'occhio nero è stato un incidente, le allontani le persone, perché hai paura e hai vergogna di quello che ti sta accadendo. Io avevo allontanato tutti, alla fine sei veramente sola. Ho ripreso consapevolezza del mondo femminile quando poi in associazione appunto sono arrivata lì e ho trovato questo mondo di donne accoglienti che mi hanno aiutato. Non è stato facile. La Romina che c'è stata era una persona molto meno consapevole di se stessa, più paurosa, più timorosa, più legata all'idea del principe azzurro, no? Che non ce ne facciamo niente del principe azzurro. Dobbiamo prima realizzare le nostre cose. Quando ho incontrato questa persona avevo 23-24 anni, a 26 l'ho sposato e a 30 me ne sono andata. E davvero era l'uomo perfetto, ti spostava la sedia quando ti dovevi sedere al ristorante, desideravo visitare Parigi, 3 giorni dopo è arrivato con 2 biglietti per Parigi, una persona che dal di fuori era la perfezione. Dopo che ci siamo sposati lui ha cominciato a picchiarmi per quasi 3 anni, non tutti i giorni, però spesso, e alla fine dai una scusa a queste sberle, a questi calci, a questi sputi in faccia. Pensi che anche questo è amore, però fa male. Non vai bene così, la minigonna non mi piace, quella calza lì non va bene, ma perché devi uscire con quella? C'è sempre qualcosa che non va, lentamente, piano piano, piano piano, fino a farti sentire inadeguata in qualsiasi situazione, sempre, comunque, dovunque. Io pensavo di non andare bene, di non valere niente, di non capire niente, di non essere mai all'altezza. 3 giorni dopo che io me ne ero andata di casa, è arrivato con 2 biglietti per New York. Andiamo lontano, dove vuoi tu, faccio tutto quello che vuoi tu, ti prego torna. La roba lì è sottile perché dici, ok, va bene, e se davvero è cambiato e devi essere consapevole, e se fossi tornata indietro avrebbe voluto dire, buona, è fatta, questa è mia, e la prossima volta, al minimo accenno che me ne sarei andata, mi avrebbe fatto fuori, sarebbe andata a finire così. Il centro antiviolenza mi ha veramente aiutato, mi ha dato tanto, senza mai spingermi. La cosa bella è che loro ti accompagnano alla consapevolezza di quello che poi sono diventata, di quello che poi sono oggi. Lo devo anche a loro. Tutte le persone che lavorano all'interno di questo centro, che sono diventate la mia famiglia. Ancora oggi per me l'associazione è casa. Quando ho scoperto di aspettare un bimbo, ho sperato tanto fosse femmina, perché ho detto sì, questa è una femmina. E invece no, ho scoperto che era un maschietto. Ti senti una responsabilità in più di crescere un uomo per bene, che rispetti le donne, ma non nel versargli il vino o aprirgli la portiera, nel rispettarle per quello che loro sono, per le loro differenze. Raccontarmi è una cosa che mi aiuta. Non ho paura di sbagliare, non ho paura di cadere, non ho paura di mio marito, non ho paura di essere quella che sono, ed è tanto. Guarda io dove sono arrivata, ho avuto il coraggio comunque di risalire, di farcela e di portare la mia testimonianza. Non ho paura di raccontare quello che mi è successo. Potete rivolgervi al Centro Antiviolenza Associazione Aiuto Donna di Bergamo, allo Spazio Donna di Dalmine o al vostro comune di residenza. In caso di emergenza, chiamate o recatevi alle forze dell'ordine o al pronto soccorso. La forza non so dove ce l'hai, però ce l'hai. È come un lucchetto che si apre e allora lì viene fuori. Pensi di non farcela e invece non è vero, perché ce la fai, e anche alla grande. Grazie di questo ascolto. Ogni volta mi emoziona, devo dire, ascoltare la testimonianza di Romina,
però in piena pandemia, in quell'anno che ancora in realtà in parte in corso, abbiamo scelto una testimonianza virtuosa, no? Abbiamo scelto di raccontare la forza delle donne che nel momento in cui riconoscono, no, la violenza che subiscono, sono in grado di chiedere aiuto e sono in grado anche di liberarsi, di salvarsi. Se c'è una rete, se c'è ovviamente un'altra violenza, ma se c'è anche una rete territoriale, no, di servizi che sono pronti ad accoglierla in tutto il percorso, no, di uscita dalla violenza, quindi dai momenti dell'emergenza, dalla messa in protezione se questo è necessario, ai percorsi appunto poi di autonomia vera e propria e quindi lavorativa ovviamente e abitativa. Quindi vi lascio, immagino, con molte suggestioni. È chiaro che quello che noi ci poniamo è che costantemente non torni la domanda perché non se ne va, come domanda, no, che anche tutti gli operatori e le operatrici dei servizi si fanno, ma perché lui non finisce di picchiarla, quindi spostare lo sguardo anche sugli autori di violenza che evidentemente, su cui evidentemente bisogna intervenire in maniera anche tempestiva, oltre che con un pensiero appunto preventivo anche, non solo riparativo, continuativo. Vi spiego cosa sono le reti antiviolenza perché non è detto, no, magari ci sono degli impliciti. Allora, le reti antiviolenza sono dei dispositivi istituzionali previsti da Regione Lombardia su tutti i territori, la Lombardia ne ha 27 di reti e noi nella Bergamasca ne abbiamo 5, noi quindi siamo una delle 5 reti presenti appunto sul territorio. Ogni rete antiviolenza esiste perché c'è un centro antiviolenza di riferimento e perché ci sono chiaramente dei partner che sono sia gli enti locali, nel nostro caso, nel mio caso, i 17 comuni dell'ambito di Dalmine e i 5 comuni dell'ambito di Bergamo e 23 partner del territorio a cui fa riferimento sia istituzioni pubbliche, penso agli ospedali, alle cliniche, ai consultori pubblici e privati accreditati, evidentemente alle forze dell'ordine, questura, carabinieri, centro di ascolto uomini maltrattanti, sportello contro la violenza dell'ordine degli avvocati, Caritas, case rifugio, cooperative che gestiscono evidentemente sia case rifugio sia gli appartamenti di primo e secondo livello. Senz'altro sto dimenticando qualcuno, ma poi magari lo recuperiamo. L'ufficio scolastico provinciale, fondamentale per tutto il tema della prevenzione. Questo per dire che appunto le reti antiviolenza sono oggi formalizzate, ma potete ben immaginare che esistevano già reti informali, perché l'esperienza dei centri antiviolenza è un'esperienza quarantennale, aiuto donna, comunque una storia di oltre 20 anni, no, sul nostro territorio. Quindi esistono le reti perché c'è anche un ente capofila, nel nostro caso è il comune di Bergamo rispetto appunto agli ambiti di Bergamo e Dalmine. Cosa fanno le reti? Una rete antiviolenza ha un mandato istituzionale evidentemente che è in linea con sia con la Convenzione di Istanbul, che poi vi racconto diciamo nelle parti più essenziali, ma anche ovviamente nei piani nazionali antiviolenza. Ricordo che fino a pochi anni fa ancora si parlava di piano straordinario contro la violenza alle donne, questo per dire che evidentemente anche a livello istituzionale non c'era ancora, come dire, l'assunzione, no, di questo fenomeno come un fenomeno pervasivo, strutturale, come ci dice la violenza di genere, sistemico, no, e che richiede quindi evidentemente non una straordinarietà di interventi, ma una pianificazione anche di lungo periodo, no?
purtroppo ancora anche a livello regionale, ovviamente sempre ispirandoci alla Convenzione di Istanbul e al piano nazionale, abbiamo piani quadriennali e una programmazione biennale, quindi sempre, come dire, in questo senso limitata, no? Rispetto sia all'utilizzo di risorse, ma soprattutto rispetto ad una pianificazione. Il piano quadriennale regionale 2020-2023 in particolare chiede, per esempio, di soffermarsi, di portare l'attenzione anche a tematiche, target specifici che sono stati negli anni indubbiamente più marginali e sollecitazione di interventi verso donne con specifiche fragilità, donne anziane, disabili, donne straniere, verso gli autori di violenza, ed è quello che stiamo facendo in maniera importante anche a Bergamo, in tutta la Bergamasca, no, anche ovviamente con l'associazione La Svolta, ma anche con presidi pubblici, no? Penso al Centro Bambini e Famiglia, che si occupa non solo appunto di bambini, ovviamente di famiglia, di bambini vittime di maltrattamento, ma anche di autori di violenza. E ovviamente dice di occuparsi in maniera importante di violenza assistita, quindi tutti i minori, no? Testimoni della violenza subita dalle loro madri nelle famiglie. Torno alla Convenzione di Istanbul. Allora, scusate, passo indietro. La rete antiviolenza ha comunque il mandato di rafforzare le connessioni tra tutti i soggetti che prima vi ho in qualche modo elencato, quindi 23 partner territoriali, 23 comuni, proprio perché l'obiettivo è quello di, come dire, rinforzare le procedure, le prassi operative, proprio perché affrontare il fenomeno della violenza a una donna che chiede aiuto è molto complesso e richiede azioni sinergiche e condivise tra tutti gli attori in campo. Nella rete antiviolenza abbiamo 4 sottogruppi che si occupano proprio di monitorare, anche presidiare questi processi. Ovviamente in piena pandemia, ma ancora ovviamente in corso, in parte, abbiamo lavorato molto nel sottogruppo emergenze, dove evidentemente erano presenti, oltre alla cabina di regia, dove c'è il centro antiviolenza, la coordinatrice della rete e le due referenti di ambito, che sono anche le due referenti delle tutele dei nostri territori, tutte le minorine dei nostri territori, c'erano ovviamente presenti gli ospedali e le forze dell'ordine, oltre alla ATS, perché l'obiettivo era quello ovviamente di garantire, nonostante come dire, la presa in carico, no, in protezione, in emergenza, stante già un'emergenza in corso. E quindi era necessario individuare anche delle strade, no, facilitate, per esempio, per l'accesso ai tamponi, quindi per la possibilità poi anche di essere inserito in maniera rapida anche nelle case rifugio, no, nelle strutture di ospitalità per le donne. Quindi abbiamo un sottogruppo che si occupa della prevenzione della violenza, quindi con tutto il tema della sensibilizzazione sui territori, è in corso tra l'altro con l'ufficio scolastico provinciale, è appena stato fatto un convegno, ma c'è proprio in corso una formazione di lungo periodo proprio sul tema della violenza di genere e la lotta ovviamente contro gli stereotipi coinvolge non solo gli studenti ma anche gli insegnanti, ma anche gli operatori, no, delle scuole. C'è il sottogruppo protezione e sostegno, quindi dall'emergenza alla fuoriuscita dalla violenza. C'è un tavolo che a breve istituiremo anche a Bergamo, ma che è appena partito di fatto in Regione Lombardia, che è il tavolo punire per seguire, proprio perché è brutto, detto così, perché è evidente che non c'è solo quello, non è quello l'aspetto sufficiente, no? Rispetto al tema degli autori di violenza, perché c'è tutto il tema appunto dell'accompagnare anche questi uomini ad un percorso di consapevolezza, definirsi maltrattanti, anche questo l'esito di un percorso, un po' come per le donne, no? I percorsi di soggettività richiedono tempi e accompagnamenti puntuali.
Il quarto grazie tasto. Silvia, riesci a concludere? Grazie. Io sono sempre abbastanza lunga. Quarto sottogruppo è quello, è la quarta P importante, che è quella delle politiche integrate, che è quello che ci interessa. Il fenomeno della violenza contro le donne di genere e domestica richiede azioni di sistema, che è un po' quello che è emerso no, anche in tutti gli interventi precedenti. Vi sollecito a leggere il preambolo della Convenzione di Istanbul, no, perché tanto se ne parla, ma poco poi si entra nel merito, perché dice questioni fondamentali, dice intanto che in democrazia, in una qualsiasi democrazia, la violenza non è più accettabile. Vi leggo solo qualche frase che dice, ma vi invito veramente a leggerla. Condanna ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica. Riconosce che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione. Riconosce la natura strutturale della violenza contro le donne. Riconosce con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini. Riconosce che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato rispetto agli uomini. Riconosce che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenza all'interno della famiglia. Allora, questa, il faro, il nostro faro è questo, perché questo è un documento all'avanguardia che per la prima volta di fatto ha messo al bando la violenza di genere, chiesto un impegno etico a tutti gli stati che l'hanno ratificato, nel senso di una non violenza, no? Di promuovere, non solo di impedire no? che gli uomini violenti continuino a produrre violenza, ad alimentarla e a far soffrire no? donne e bambini, ma anche a promuovere una non violenza. Quindi ricordo solo che Gandhi fu molto influenzato da tutto il movimento delle donne di metà Ottocento, no? che si impegnavano per il diritto di voto quindi progetti, le famose società. Grazie Silvia, è stato molto interessante oltre. Il tuo intervento. Abbiamo parlato di violenza e noi spesso ci siamo occupati anche del disagio di chi la violenza l'ha procurata e che quindi si trova detenuto nelle carceri. E oggi avremmo avuto l'onore di avere la dottoressa Teresa Mazzotto, anche la direttrice del carcere di Bergamo, per parlare della gestione del disagio psichico in detenzione. Ma proprio oggi c'è una importante cerimonia proprio nella casa circondariale di Bergamo che viene diciamo dedicata, gli viene rinominata la memoria di Don Fausto Resmini, cappellano dell'istituto, che è venuto a mancare nel mese di marzo 2020 proprio a causa del Covid. E per questo che Regina adesso ci dirà due parole su questa grande persona. Grazie Regina. Grazie di questa opportunità. Chiedo per favore a Franco se riesce a proiettarci il sorriso di Don Resmini. Don Resmini, al quale va oggi, a questa figura va il nostro pensiero riconoscente. Don Resmini, cappellano del carcere di Bergamo, una vita interamente dedicata all'accoglienza e al sollievo morale e materiale delle persone che rimangono un passo indietro, ponendosi lui al loro fianco, sempre con lungimiranza di vedute, con coraggiosa intraprendenza nel percorrere vie nuove, sia nell'ambito della formazione che in quello della marginalità. Nel 1990 ha lanciato a Bergamo il progetto Esodo, un servizio di strada per persone italiane e straniere che si trovano, parlo col presente perché tuttora chiaramente continua, persone che si trovano in una condizione di emarginazione
e che spesso, senza fissa dimora, trovano nell'area della stazione autolinee della città il luogo nevralgico del proprio abbandono. Il servizio Esodo si rivolge a soggetti che vivono situazioni di disagio e che difficilmente si avvicinerebbero a un servizio nel suo luogo formale. È un servizio di bassa soglia, oggi parliamo di servizi, per quello mi soffermo un attimo. È un servizio di bassa soglia caratterizzato dalla rinuncia a porte d'ingresso, tanto dal punto di vista burocratico quanto dal punto di vista della strategia della presa in carico, senza sigla di patti terapeutici, obblighi del colloquio diagnostico. L'offerta di risorse precede la domanda di aiuto, la disponibilità di accoglienza e di tregua precede quella qualunque discorso. È innanzitutto un andare incontro, un andare laddove il bisogno si rende visibile e si esprime. La prossima immagine, Franco, per favore. Riesci, Franco? Nel 2001 nasce anche l'associazione In Strada, il camper presso la stazione ferroviaria e la distribuzione serale presso lo spazio mensa nel posto caldo delle autolinee. Sono i simboli di quell'approccio innovativo che Don Fausto ha saputo dare al problema della marginalità. Non aspettare che i poveri chiedano aiuto, ma cercarli nei luoghi che frequentano. La prossima, Franco. La Casa di Sorisole. Sotto la sua direzione si amplia e si completa con servizi sempre nuovi. Accoglienza dei minori sottoposti a provvedimento penale, infermeria, dormitori e container senza dimora. Accoglienza degli immigrati, creazione della fattoria didattica, dei laboratori, della scuola interna. È tutto un fiorire di iniziative. Nel 1992 Don Fausto è nominato cappellano delle carceri di Bergamo, incarico che assolverà fino all'ultimo con una passione ed un impegno che gli otterrà post mortem l'intitolazione a suo nome della casa circondariale bergamasca. Con la preghiera che concludeva sempre la sua impegnativa giornata, Fausto diceva: Signore, ti affido i miei ragazzi per questa notte e domattina passo a riprenderli. Io ho conosciuto Don Fausto, non solo per l'età, il suo pensiero mi commuove. La morte lo coglie in piena attività, mentre progetta nuove iniziative e aperture. Oggi che dibattiamo della urgente necessità di servizi e di personale adeguato a sostenere le persone con crescente disagio psicologico e le loro famiglie, un appello a tutti noi, un auspicio e un appello in particolare ai nostri decisori politici che tra poco sentiremo, un appello alla lungimiranza di vedute e coraggiosa intraprendenza di Don Fausto, alla sua coraggiosa determinazione, lasciamoci tutti guidare dallo spirito di Don Resmini che attraverso noi potrà continuare a fare miracoli. Grazie Regina di questa commossa e sentita presentazione di Don Resmini e adesso passo la parola a Elena Carnevali, deputata, capogruppo PD della Commissione Affari Sociali, che in questo momento si trova a Roma e si collegherà con noi. Ma voglio sottolineare la sua grande competenza e tenacia nel portare avanti le politiche legate al welfare. Come è stato citato prima, il dopo di noi, per l'autonomia dei disabili, la legge contro lo spreco alimentare, la lotta al cyberbullismo, al gioco patologico, insomma, è davvero in primo piano per lottare per ottenere questi provvedimenti.
e sta lavorando per il rafforzamento dei servizi territoriali, ma sarà lei a parlarcene. A te Elena, prego. Grazie, grazie davvero tanto Maria Teresa e grazie a voi, lo dico per chiarezza, lo sfondo serve semplicemente perché così non sembro mai che non si capisce in quale stanza sei, così diciamo che evitiamo di fare, come è capitato, un po' di figure. E invece due ringraziamenti davvero di cuore sentiti al tavolo cultura, per molte ragioni. La prima, cercherò nel brevissimo tempo di mettere un po' in linea il tavolo e il webinar che è stato fatto la volta scorsa sulla neuropsichiatria infantile, perché noi abbiamo un appuntamento importante la prossima settimana, che è l'approvazione di una mozione in Commissione Affari Sociali che ha promosso il Partito Democratico, e abbiamo chiesto invece la calendarizzazione in aula per quello che riguarda invece da una parte una risoluzione, dall'altra la mozione, per quel che riguarda invece il tema del disagio e della salute mentale. È verissimo quello che, quindi vi ringrazio perché siamo davvero sul pezzo, avete anticipato tra l'altro moltissime delle questioni che sono aperte, ringrazio tutti coloro che davvero hanno contribuito con una competenza straordinaria in questi due webinar. Grazie anche del ricordo di Don Fausto, e quindi credo che avete fatto davvero uno straordinario lavoro. Vado sul punto invece, che credo che è quello che interessa a tutti noi. Quello che ha causato l'epidemia e la pandemia e gli effetti e gli obblighi che noi abbiamo dovuto mettere in campo per ragioni di sicurezza, e che non sempre hanno corrisposto, devo dirvi, da un lato anche alle indicazioni nazionali, mi colpiva nel preparare questo webinar che, se voi andate a vedere sulla pagina di Epicentro, l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto moltissime direttive sulla necessità durante il periodo pandemico per garantire quella tutela, quell'accompagnamento, anche in un momento in cui sono stati chiusi i servizi, così come è stato ricordato, interrotte. C'è un rapporto molto bello che è stato fatto in questi tempi, ne abbiamo anche discusso ieri in un altro webinar, su quello che viene chiamata la salute sospesa, la salute interrotta. Nel termine di salute l'accezione naturalmente è un'accezione molto ampia, non si tratta solo ed esclusivamente di parlare di quello che riguarda la sanità, riguarda di quello che l'articolazione costituzionale nostra in un sistema di competenze concorrenti richiama al governo e richiama poi a cascata le regioni, e poi noi lo misuriamo sul nostro territorio tramite le STS e le ASST. E vedete quello che emerge, guardate il grido di allarme che peraltro porta già la data, Storace lo diceva già, c'è un rapporto del 2020 dove faceva vedere come, ed è stato ricordato prima da Casamenti, noi abbiamo un investimento di spesa davvero molto diverso da regione a regione. A volte quando raggiungiamo il 3% in alcune regioni sembra che sia un miracolo, il 5% è davvero, forse l'Emilia Romagna riesce ad avere questa capacità di investimento, non di spesa. Perché dico questo? Perché e molte regioni sono molto al di sotto, poi magari Jacopo dirà qualche dato, visto qualche dato che è emerso anche da un altro rapporto sempre di Starace. Ma la cosa essenziale, perché è difficile scindere la questione che riguarda la salute mentale e da quello che riguarda la neuropsichiatria infantile? Perché è evidente a tutti che innanzitutto il cambiamento, quello che emerge in tutti gli studi, in tutti i rapporti, è che è cambiata la domanda, sono cambiate le patologie. Una volta avevamo, lo sanno bene, lo sa bene Camilla, lo sanno bene il mondo dell'associazione, una volta avevamo il tema delle schizofrenie, avevamo il tema di tante altre patologie, adesso invece questo disagio si realizza con condizionamenti che la pandemia ha doppiamente aggravato, che non è solo la questione della depressione. Cioè nel webinar precedente di sabato si è fatto un accenno a una
cosa molto importante, cioè il disagio può diventare una condizione patologica, ma se tu sei capace di aggredire quel disagio, cerchi di mettere in campo ciò che poi diventa la necessità di interventi sull'ambito invece più di una patologia conclamata e quindi di essere seguiti con tutti gli interventi di cui abbiamo necessità. E allora in questa risoluzione che noi presentiamo e approveremo questa settimana, innanzitutto si dà corpo a quello che noi abbiamo visto anche dei dati del grido di allarme che sono arrivati dal Gaslini di Genova, che sono arrivati dal Bambin Gesù, ma che sono arrivati da tutti i qualsiasi servizio, innanzitutto di una mancata disponibilità di risorse finanziarie e di risorse umane. Faccio però presente che proprio l'altro giorno Bonaccini ricordava come nel riparto del Fondo Nazionale, del Fondo Sanitario Nazionale, anche Regione Lombardia potrà contare per oltre 19 miliardi e mezzo per la salute, quindi un investimento economico maggiore c'è. Il tema poi è come tu finalizzi queste risorse. Questo è il punto vero e una delle richieste che noi facciamo è da parte del Ministero della Salute di avere un controllo perché venga rispettato quei parametri, così come noi chiediamo per quel che riguarda servizi territoriali dell'Ompia di avere un'unità complessa ogni 150.000-250.000. Faccio riferimento ai dipartimenti di salute mentale, così come sappiamo bene c'è nella proposta di legge, che è un grande lavoro che aveva fatto ancora Nerina Di Rindin, Camilla la conosce bene, è un progetto di legge che è depositato dal 2018, mia firma, lì si fa capire come il gigantismo con il quale noi abbiamo realizzato le strutture di servizi sanitari non possono rispondere a quel principio di personalizzazione, di presa in carico, oltre all'insufficienza, e guardate, ve lo posso dire anche per cognizione di causa, lo sappiamo tutti, anche oggi, ieri, l'altro ieri, l'accesso ai pronto soccorso, ai reparti di medicina, arrivano persone che hanno evidenti problemi di salute mentale, ma che non c'è più posto. E quindi abbiamo un'inadeguatezza dei luoghi necessari al quale devono essere date le risposte, da un lato per quel che riguarda l'esigenza di una presa in carico urgente, ma che non può risolversi esclusivamente, per quanto carente di risorse umane e competenze, non può rispondere esclusivamente all'accesso ai pronti soccorsi come la prima soluzione a quale noi possiamo dare una risposta. Ecco perché la richiesta che noi facciamo, oltre ad aver evidenziato quali risorse umane, la definizione di standard, perché ognuno non faccia in questi 21 sistemi di salute mentale diversi, ognuno non faccia un po' a modo suo, quindi standard anche per quel che riguarda, abbiamo, guardate, nel paese Italia sono 92 posti, poi a me non piace molto parlare di posti letto, perché io so, voi sapete, noi sappiamo che la soluzione non sta nel posto letto, nelle pediatrie, negli unici 92 posti letto che abbiamo in Italia, ma sta in quella presa in carico territoriale, nei servizi semiresidenziali, nelle agenzie educative territoriali che garantiscono e fanno in modo che ci sia quella presa in carico globale di cui abbiamo parlato fino adesso. C'è una cosa molto positiva che sta avvenendo, io so che si sta guardando con molto interesse, abbiamo finito finalmente la fase dell'audizione anche sul budget di salute, perché e quindi dovremmo arrivare adesso alla fase emendativa e poi all'approvazione di questa legge. Lo dico con chiarezza, una proposta di una collega di 5 Stelle, ma su qualche aggiornamento e qualche puntualizzazione, ma è molto importante, di budget di salute, di budget di comunità, se ne parla ancora dalla legge 112 del 2016, che non vorrei mai chiamarla solo dopo di noi, perché non si occupa solo di quello, e già lì ognuno poi ha un suo punto di vista, qualcuno dice che normarlo è rigido, ma che finalmente diventi uno strumento, perché Casamenti ce lo ricordava prima, se tu non metti a sistema tutte le risorse disponibili che hai sul progetto individualizzato, le canne d'organo continueremo ad averle, se invece sappiamo che c'è bisogno di
dedicata di lavoro, di accompagnamento dei servizi, di presa in carico degli interventi di carattere sociale. Ecco perché abbiamo bisogno di budget di salute, ecco perché anche questa è una proposta che prova per rispondere alla domanda che Maria Teresa ci faceva, che cosa sta facendo lo Stato. Vado velocissimamente su altre due cose che ci ricordava anche prima Camilla negli interventi precedenti. Il supporto alla domiciliarità, cioè questo rapporto che si vede molto evidente anche, purtroppo devo dire, in Regione Lombardia, parlando di salute mentale, di come sia carente, e la preoccupazione di un ritorno indietro sulle residenzialità leggera, sul supporto e la personalizzazione è una preoccupazione molto seria. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha due limiti, qualche limite e anche molte virtù. La virtù di mettere in disponibilità 19 miliardi e mezzo, 5 sono già impegnati. Ha il grande vincolo di essere soprattutto spese per infrastrutture, la parte hard, ed è per questo che noi nel parere, io ho fatto relatore, e nel parere abbiamo scritto: guarda governo, che non puoi fare solo le infrastrutture e poi non poter garantire i servizi, perché non abbiamo bisogno di cattedrali, abbiamo bisogno di dare continuità anche con quelle positività che loro lì ci sono, non solo sull'housing sociale, non solo sui progetti di co-housing, non solo sugli investimenti dell'architettura sociale che viene enunciata all'interno, ma anche su molte risorse che sono destinate, per esempio, all'assistenza domiciliare integrata, che non si realizza solo attraverso la tecnologia, ancorché è un grande contributo. Quindi noi dobbiamo mettere insieme risorse del PON, cioè risorse che avvengono a livello europeo, ecco perché dobbiamo essere straordinariamente capaci di intercettarli, risorse che vengono dalle leggi di bilancio che sono stanziate di davvero, mi auguro che arrivino miliardi, però riconosciamo almeno lo sforzo che è stato fatto fino adesso, risorse che vengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Poi c'è tutto il tema di come le decliniamo a livello territoriale queste progettualità, di cui noi abbiamo capito, cioè a noi è tutto chiaro, vorrei dire, che giustamente si diceva prima e si parlava di psichiatria di comunità. Questa è quella che veniva chiamato il cambiamento di paradigma, chiaro già da molto tempo, difficilmente praticato, perché se non attraverso gli interventi che si realizzano all'interno delle comunità, noi riusciamo a garantire, vale per le per la disabilità, vale per il disagio mentale, vale per la neuropsichiatria infantile con le agenzie educative, le scuole. Nessuno può pensare che sia sufficiente l'intervento di carattere specialistico. Chiudo però su due cose, perché questo è altrettanto importante. C'è un tema anche di professionalità, di carenze di professionalità, perché mancano neuropsichiatri. Starace ha fatto un rapporto molto serio. Guardate, noi devo dire, sono entrate in Parlamento con 3.500 borse di specialità, ne abbiamo fatto 14.400. Non riusciamo a rendere appetibile, questo è l'altro tema vero, rendere appetibile specialità come la psichiatria e la neuropsichiatria infantile, oltre ad aumentare. Ma manca tutta quella parte invece anche di quegli operatori fondamentali e necessari, gli educatori, gli psicologi, già nelle scuole, tutte quelle figure, perché solo la multidisciplinarietà può rendere veramente, come dire, efficace ciò che noi facciamo nella presa in carico e guardare modelli di cui non dobbiamo andare molto lontano. È vero che una regione a statuto speciale, il Trentino, qualcosa di buono ci spiega, potremmo anche provare a prendere esempi e provare a trasferirli in molte regioni, questo sforzo si sta facendo. E un'ultimissima cosa che credo sia altrettanto importante è la messa a sistema di quel rapporto pubblico-privato. Guardate, il rapporto pubblico-privato no profit, senza la messa a sistema del mondo dell'associazionismo, del mondo del terzo settore,
che dovremmo valorizzare ancora di più, ed è bello che il Partito Democratico fa quello che dice, che Letta ci ricorda. Siamo nella misura in cui facciamo quello che diciamo, oggi facciamo quello che vogliamo, cioè mettere insieme le relazioni tra pubblico e privato sociale, il no profit e i servizi e le competenze. Perché guardate, se i dati della Lombardia ti dicono che abbiamo una carenza di strutture territoriali del 27,7%, di strutture residenziali del 6,1%, un rapporto di dicembre 2020, qualche mese fa, così come abbiamo una durata di trattamento del 46% rispetto alla media nazionale, ecco, io credo che siano questi le, come dire, gli alert che dobbiamo mettere in campo, però noi vogliamo assolutamente che questo tema diventi un tema di livello nazionale. Non possiamo lasciarlo, ed è la ragione per cui abbiamo fatto queste due scelte come Partito Democratico, lasciarlo ed esclusivamente all'allarme dei drammi che stanno vivendo molte famiglie, molti ragazzi, che incide moltissimo sullo sviluppo neuropsicologico futuro e cognitivo di questi ragazzi e delle loro famiglie. Non vogliamo che rimanga un tema esclusivamente legato agli specialisti che hanno scritto una lettera anche a Draghi, vogliamo che sia un tema di dibattito pubblico, che è un tema, la salute pubblica è un tema pubblico ed è un tema sociale, e mi auguro che con le richieste, gli interventi molto, molto specifici che abbiamo individuato, ci sia anche un investimento a livello nazionale più forte rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Grazie. Grazie Elena, contiamo sulla tua determinazione e sulla tua competenza per portare a casa il più possibile, portare soprattutto in Regione Lombardia una ventata nuova, una modalità nuova di affrontare appunto il problema della sanità, dove abbiamo capito che le parole chiave sono presidio del territorio, rete e finanziamenti. Jacopo Scandella, consigliere regionale del PD, hai un bel compito, devi rivoluzionare la modalità di fare sanità in Lombardia. Vediamo come ci riesce. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Grazie per l'invito come al solito, e devo dire come al solito per la qualità degli interventi e di questi momenti di approfondimento organizzati dal tavolo cultura. Credo veramente non siano scontati, e in questo periodo, seppur a distanza, hanno comunque accompagnato un approfondimento costante sui temi della salute, oggi della salute mentale, ma più in generale di tutto quello che avrà a che fare anche appunto con la riforma sanitaria e con quello che avremo davanti in Lombardia. Allora, i dati con cui Valerio ha aperto l'incontro di oggi e che poi sono stati approfonditi da Raffaele e da Elena adesso nell'ultimo intervento, cioè il sottofinanziamento da un lato e il sottodimensionamento degli organici in termini di psichiatri, di psicologi, di infermieri, di educatori, di tutti gli operatori del settore, sarebbe già sufficiente per imporre un cambiamento, perché tutte le cose che ci siamo detti dalla presa in carico territoriale che anticipa il ricovero, che riduce l'ospedalizzazione, che prova a costruire un processo di cura che sia il più possibile territoriale, domiciliare, prossimo alle persone, non si fa senza persone, senza organico, senza investimenti, questa cosa qui non è praticabile, e quindi è evidente che questo sia un aspetto dirimente, perché appunto questo intervento di prevenzione lo fanno altre persone, e questa è un dato di fatto da cui non scappiamo. Il problema che cos'è? Che questo anno di pandemia ci ha lasciato in eredità non solo una quantità di persone che ci hanno lasciato, ma un aumento di stati d'ansia, di problemi di salute mentale, di depressioni, di aumenti di tentativi di suicidio, di violenze. Silvia nel suo intervento e nella testimonianza che abbiamo ascoltato l'ha detto veramente molto molto bene. E questa qui è una bomba sociale, questa qui è una cosa che riguarda tutti ed è un problema di tutti a cui tutti dobbiamo dedicare più attenzione. Per cui se era giusto ed era urgente prima, oggi lo è ancora di più, evidentemente. I dati che prima Elena citava rispetto a Regione Lombardia ci danno un quadro che è un quadro tra le diverse regioni esageratamente frammentato, cioè dove le differenze sono veramente molto molto forti. Ne ribadisco solo alcuni, perché appunto questa indagine del dicembre 2020, che quindi si rifà ai dati dell'anno scorso,
ci dice di una Lombardia in cui rispetto al valore medio nazionale c'è una carenza di strutture territoriali del 27%. Ci sono più strutture semi-residenziali, più 10,4, meno strutture residenziali, meno 6,1. C'è un utilizzo, questo si cita nella ricerca, del 46,1% in più rispetto alla media di pronto soccorso, e si dice, lo cito, è dunque possibile ipotizzare che i servizi di salute mentale siano meno in grado di prevenire e o gestire sul territorio le situazioni di crisi. Ed è esattamente quello che ci stiamo dicendo nei tanti incontri che abbiamo fatto in questi mesi e anche oggi, per cui la necessità di anticipare quel tipo di risposta, che non sia soltanto appunto una risposta poi di ricovero ospedaliero, gli SPDC, dove il numero di ricoveri in SPDC rimane superiore rispetto alla media del 6,5. E questi dati ci impongono appunto anche a livello regionale una riflessione ulteriore su quanto anche in Lombardia non ci siano dati, diciamo, da primi della classe nemmeno su questo fronte. In generale, l'occasione, anche riprendendo quell'auspicio che Regina faceva all'inizio, cioè va bene, la situazione è drammatica, però cosa possiamo fare? Io lo dico sempre perché è così, l'occasione è propizia in questo momento per un cambiamento, perché siamo alle porte, abbiamo una primavera alle porte, sia dal punto di vista dell'uscita dall'emergenza sanitaria, sia dal punto di vista della ripartenza economica e sociale e della voglia anche di ripartire che comunque attraverserà la nostra società, e abbiamo anche alle porte una riforma sanitaria con delle risorse straordinarie che sono state messe in campo a tutti i livelli, dal livello europeo fino ai livelli territoriali, e che appunto ci danno l'occasione di fare qualcosa che in passato non si è mai fatto, di portare a termine quegli investimenti, quell'attenzione sulla salute mentale che prima, con i dati che abbiamo visto, non è stata dimostrata, per cui per realizzare quella presa in carico complessiva, per avere quello sguardo completo sui bisogni della persona e un accompagnamento che peraltro non riguarda soltanto la salute mentale, ma in generale altre malattie croniche, un accompagnamento che può durare dei mesi, degli anni, magari tutta la vita. Cioè, questa cosa qui si realizza dal mio punto di vista soltanto con un cambio di prospettiva rispetto al sistema sanitario, e cioè un sistema sanitario che si organizza e ruota attorno ai bisogni delle persone e non viceversa. Cioè non siano i bisogni delle persone a ruotare, ad essere messi in secondo piano rispetto alle esigenze organizzative o alle necessità di profitto. Perché questa è la base, questo è il punto di partenza per una riforma che non sia soltanto un aggiustamento, ma sia un cambiamento profondo. Perché tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi, tutti i bisogni, tutte le attenzioni, non sono quantificabili semplicemente con un DGR, con un dare e avere immediato, con il pagare una prestazione. Questa cosa qui è quel cambiamento alla base, quel cambiamento di sistema, senza il quale ogni intervento risulta essere, non dico inutile, perché non possiamo dire che sia inutile, però non è all'altezza della domanda e dei bisogni che in questi appuntamenti abbiamo provato a mettere a fuoco. Per cui non voglio andare oltre, perché so che c'è spazio, oltre all'intervento di Marcella, anche per eventuali domande o altre sollecitazioni. Per cui chiudo soltanto con un ricordo personale che Camilla ha già fatto prima, perché per me personalmente il primo approccio con i temi della salute mentale è avvenuto grazie alla figura e alla persona di Marco Caselli. E quindi ci tengo moltissimo in questa occasione, mi ha molto commosso quello che ha detto Camilla prima, ci tengo a ricordarlo tanto, non solo per tutto quello che ha fatto per le associazioni di cui ha fatto parte, per il mondo della salute mentale, ma anche per me, perché per me è stata una persona appunto che mi ha spinto, mi ha sollecitato e mi ha per primo portato ad avere un'attenzione ulteriore su questi temi, e per questo lo ricordo veramente con un affetto grandissimo. Ecco. Grazie.
Grazie Jacopo. Passo la parola adesso a Marcella Messina, che è assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo e referente per l'Agenzia di tutela della salute della provincia, sempre di Bergamo. È una persona che davvero crede fortemente nella rete, nella partecipazione e ha dimostrato, insomma, di saper agire e riuscire a coinvolgere tantissime associazioni e realtà del territorio. Marcella, raccontaci tu che cosa state facendo in questo periodo appunto per alleviare il disagio psichico delle famiglie e delle persone. Grazie. Grazie al tavolo Cultura e anch'io vorrei sottolineare l'importanza che gli incontri che avete promosso e che state promuovendo svolgono anche nell'opera di cui spesso parliamo e sentiamo la mancanza di sensibilizzazione, quindi la necessità di tenere anche frequenti questi incontri, questi dibattiti che si caratterizzano soprattutto anche per la scelta metodologica di ascoltare sempre prima il territorio e gli attori. E credo che questa sia un po' anche la chiave alla quale tu, la domanda che tu mi ponevi, Maria Teresa, è già il metodo che voi avete scelto insieme appunto a Regina e a tutto il tavolo, di valorizzare, di poter creare dei luoghi di ascolto in cui gli attori del territorio, chi vive tutti i giorni, chi sperimenta a diverso titolo la problematica della salute, oggi della salute mentale, riesce a restituirci anche una cartina tornasole e ad orizzontarci rispetto a dei temi che chiaramente il livello istituzionale può leggere solo da un osservatorio. Quindi questa scelta metodologica la sposo proprio anche come metodologia operativa e concreta per costruire quella necessaria integrazione che ben veniva detto anche prima in tutti, e ritorna un po' in tutti gli interventi, per ricomporre le tematiche, le filiere, gli interventi in un'ottica di comunità. Sottolineo comunità perché oggi il termine comunità è uscito parecchie volte, sia dalle associazioni, sia dagli interventi appunto di Raffaele Casamenti, di Silvia, e di come la comunità, degli interventi anche di come abbiamo bisogno quindi anche di una psichiatria di comunità, dove la comunità è una risorsa. Perché sottolineo questo aspetto, soprattutto della comunità? Perché già prima del Covid avevamo messo a punto e parlavamo, discutevamo, ragionevamo su come potessimo costruire e ad arrivare a un obiettivo ambizioso, cioè quello di un welfare di comunità. Oggi è diventato necessario, ma sono le persone stesse a restituircelo. Dico questo perché? Perché è la prima volta che lo racconto, quindi colgo l'occasione di offrire anche questa riflessione insieme al tavolo, perché abbiamo in emergenza, sia nel primo anno scorso che quest'anno, abbiamo attivato come ambito un numero di telefono, un progetto che si chiama Psicoaiuti Antivirus, quindi non tanto il numero di prossimità legato più alla gestione, ma proprio un ascolto psicologico di qualche incontro proprio a fronte di quello che stava avvenendo e accadendo nel nostro territorio. Sono state tantissime le iniziative a questo livello, però sottolineo questa perché riguarda in particolare la città di Bergamo, essendo appunto dell'ambito, e abbiamo visto una differenza fra e coordinato questo servizio anche con OPL, l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, e una differenza se tra l'anno scorso le chiamate afferivano più a una ansia, a una depressione, a un sentimento appunto di difficile da rielaborare legato all'emergenza sanitaria e quindi alla preoccupazione del futuro in termini sanitari, quest'anno le telefonate rivolgono una fortissima preoccupazione e appunto a volte poi non bastano le telefonate, quindi c'è bisogno anche proprio di un orientamento e di una nei servizi dedicati per la difficoltà a rielaborare l'ansia e la depressione da una parte di vista, da un punto di vista sociale, una paura per il futuro, una paura verso la perdita di alcuni aspetti che afferiscono alla dimensione sociale. Ora, qual è l'elemento che può un pochino proteggere e che io sottolineo qua, ma proprio perché voglio riprendere anche il lavoro fatto dalle associazioni? L'elemento protettivo è dato dalla comunità, cioè dal fatto che c'è una comunità e percepiscono sicurezza nella comunità.
Questo è, ritorna con appunto questo progetto Psicoaiuti Antivirus, ma è ritornato in modo molto forte in un questionario che abbiamo somministrato sia ai bimbi, ai giovani e agli adulti, quindi questo dato ci torna dagli adulti, Riemergere Bergamo con Fondazione De Marchi di Trento, che abbiamo somministrato non solo ai residenti della città, ma anche a chi vive la città come city users. E questo tema della paura del futuro e di individuare la comunità come luogo, non l'istituzione, la comunità, quindi la mutualità, quindi l'essere risorsa l'uno per non sentirsi soli in questo senso di abbandono, di preoccupazione verso il futuro con questa forte connotazione sociale, lì dentro è stata quella che le persone hanno individuato come possibile risorsa. Ora è chiaro che però quando leggiamo questo dato noi siamo un'istituzione e quindi come leghi questo aspetto istituzionale con il tema della comunità? Ecco perché io credo fortemente che trovando e ricavando questo aspetto anche dai dati delle ricerche, dai dati che ci restituiscono, probabilmente cambia anche moltissimo, le azioni vanno proprio in questa direzione, la metodologia di lavoro per cui l'istituzione non può più essere ferma, e parlo di qualunque livello istituzionale, e non può aspettare che siano i cittadini che vadano da lei, ma deve essere un meccanismo diverso, quindi un avvicinamento dell'istituzione ai cittadini molto più forte, proprio per costruire appunto insieme questo senso di comunità. Dico comunità perché un elemento sul quale la dimensione anche dell'associazionismo, e in particolare legato alla salute mentale, opera, lavora e insiste, e credo che costituisca il valore aggiunto, è sia nell'ottica della prevenzione e nell'ottica del post-acuzia, quanto la comunità. Penso al primo progetto presentato questa mattina, Connettiamoci, in cui sono per gli utenti, gli ospiti dei servizi di salute mentale, gli utenti che offrono dei servizi alla comunità, la partecipazione alla rete che fa appunto il centro, quindi diventano una possibilità anche di costruire non solo occasioni reali e fattive di inclusione, ma di essere protagonisti all'interno della comunità e quindi non solo di dare alla comunità, ma di poter ricevere anche dalla comunità in un meccanismo quindi assolutamente osmotico. Io credo che questo sia un po' il cuore e il tassello sul quale anche da più punti di vista si possa investire, mettendo necessariamente però arrivare al budget di cura, al budget di salute come possibilità, poi luogo concreto in cui le risorse, le economiche vanno a convergere, perché è chiaro che per quanto i comuni oppure altre realtà possano essere anche virtuose, il problema è anche tipo di risorse che arrivano appunto da più livelli in modo estremamente frammentato, con tempistiche peraltro assolutamente diverse, per cui il rischio è di fare anche dei progetti che hanno un inizio e una fine, di avere dei vuoti temporali e nel frattempo in quei vuoti temporali però ci sono le persone con i loro bisogni, quindi necessario questo aspetto. E credo che però una riflessione, un elemento che ritorna spesso a fronte anche di una lettura, ho avuto modo recentemente di guardare e di leggere il fumetto che ha fatto Zero Calcare, romanzo sanitario, che era correlato all'Espresso, e c'è questa frase che secondo me è molto significativa, dice in ogni bisogno sanitario c'è una componente sociale. Ora io credo che ci sia più di una componente sociale, però credo che sia proprio questo, no, l'elemento sul quale poter, una volta appunto appreso questo, quindi che il fatto che il sanitario e il sociale, o prima o dopo o durante, sono necessariamente correlati e integrati e non possono essere disgiunti, sia che parliamo di salute mentale, possiamo parlare di politiche per gli anziani, che è un altro grande tema del PNR, possiamo parlare di alleanza per l'infanzia. Questi temi devono essere assolutamente letti in modo integrato. Grazie. Grazie Marcella per il tuo intervento, sempre molto sentito. E adesso ci sono alcune richieste di interventi. Oriana Rozzini, farmacista e consigliere comunale del PD, ha chiesto di intervenire. Grazie Oriana, prego. Grazie Maria Teresa e grazie a tutti voi.
Il mio breve intervento è per riportare innanzitutto il dato del monitoraggio rispetto all'utilizzo dei farmaci, perché penso che sia un dato importante, in quanto in questo periodo è chiaro che tutto questo disagio crescente si sta trasformando anche, appunto, non dico in un abuso, ma comunque in una tendenza purtroppo rilevante che è stata appunto identificata da AIFA e che va a ridursi appunto ad una stima di un incremento del 12% rispetto all'utilizzo di ansiolitici, di benzodiazepine, ma con picchi anche del 60-70% nei nostri territori. Questo vuol dire che le persone purtroppo sono sempre più soggette appunto a dover fare fronte alle proprie preoccupazioni anche con questo utilizzo. C'è un interessante appello degli psicologi che chiede appunto del non approcciare la propria preoccupazione, la propria ansia con terapie farmacologiche, peggio che peggio se fai da te, ma invece ecco con avvicinandosi all'ascolto, avvicinandosi alla terapia psicologica. Avrete letto recentemente anche dell'iniziativa di Macron in Francia, per cui la proposta dell'istituire per legge un percorso psicologico gratuito per i ragazzi, per i bambini tra i 13 e i 17 anni, laddove ci sono problemi. Quindi io penso che questa sia una strada tracciata che possa essere assolutamente valutata, che possa andare in una direzione proprio anche nel andare a contrastare quello che poi diventa anche l'abuso di farmaci. Io sono, oltre che consigliere comunale, sono farmacista e i racconti che colpiscono in farmacia che delle persone che poi automaticamente spesso vanno ad incrementare o ad utilizzare i farmaci anti-ansia o per aiutare, per contrastare l'insonnia, i racconti sono quelli, ecco, di persone comunque spaventate, che fanno i conti con una preoccupazione quotidiana che ha varie origini. Innanzitutto, ecco, la preoccupazione per la propria salute, indubbiamente la difficoltà nell'interfacciarsi con le strutture sanitarie e anche solo nel recuperare il contatto col proprio medico di base, il medico che è sempre più oberato, sempre più, abbiamo sempre meno medici purtroppo, e questi di conseguenza sono anche sempre più impegnati. C'è molta difficoltà nell'andare ad interfacciare anche le strutture sanitarie per poter far fronte, per poter accedere ad esami, a visite diagnostiche spesso arretrate. C'è una preoccupazione per i propri ragazzi, per i propri figli, e mi ha molto colpito anche l'indagine commissionata dal Comune di Bergamo, Riemergere Bergamo, commissionata alla Fondazione De Marche. Il 44% dei ragazzi dice di non stare bene, il 44% dei nostri giovani. Questi sono dati, ecco, che non possono lasciarci indifferenti, come anche quanto segnalato dai bambini che sono stati contattati e che dicono che a loro è molto mancato il contatto con i propri nonni, a loro è molto mancato l'abbraccio. Nello scorso webinar si diceva appunto, come ben ricordato anche oggi, quanto la solitudine, quanto il distacco possa determinare poi purtroppo un innesco della patologia, e che di conseguenza, ecco, a questo dobbiamo fare fronte. Un altro racconto importante è quello dei servizi sociali che si affacciano al bancone della farmacia. Un assistente sociale all'inizio di questa nuova zona rossa, quando Fontana ha dettato l'ordinanza zona rossa, che è stata poi ripresa a livello ministeriale, mi ha detto: guarda, dammi una confezione piuttosto grande di melatonina, perché le ragazze di questa comunità, una comunità a servizio dei minori, cominciano ad essere molto agitate, perché percependo la zona rossa e quindi la chiusura all'interno dei comuni, hanno paura di rivivere il lockdown della primavera scorsa, di conseguenza il non poter riavvicinarsi ai propri genitori nel fine settimana. Ecco, questi adolescenti sono ovviamente hanno meno strumenti rispetto a noi adulti per vivere anche le limitazioni, di conseguenza io credo che noi, appunto, comunità educante, comunità adulta e politici, dobbiamo far fronte anche a queste difficoltà.
Inoltre, avverto molto, si avverte disagio da parte delle persone che vivono a stretto contatto con le RSA e le RSD e le limitazioni che tuttora sono imposte in queste strutture. Siamo arrivati al paradosso per cui, mi raccontavano pochi giorni fa, entrano i volontari all'interno delle RSA per poter aiutare l'anziano nelle videochiamate, ma non entrano i familiari, anche se vaccinati, perché magari sono familiari che fanno parte del corpo docente o che lavorano nel mondo della scuola o che sono operatori sanitari. Ecco, io credo che a questi incontri e che questi incontri siano assolutamente preziosi per far crescere una sensibilità rispetto a quelle che sono le lacune, le carenze, ma anche a quella che deve essere una necessaria evoluzione dello stato delle cose rispetto alla pandemia che evolve. Di conseguenza penso che si debba proprio fare un appello su più livelli, per cui che ci sia un'evoluzione rispetto a queste restrizioni che sono regionali all'accesso delle RSA e delle RSD dal momento in cui all'interno di queste strutture ora le persone sono vaccinate. Essendo vaccinate non si può assolutamente accettare che i familiari non abbiano alcun accesso previo tampone o previo vaccino. Oggi leggevo sul Corriere, mi pare, di questo forte senso di liberazione del poter accedere al treno COVID free. Una ragazza diceva, 19 anni, cioè mi viene voglia di togliere la mascherina perché qui mi sento al sicuro. Ecco, io penso ad un figlio, parlo con questi figli che non possono ancora toccare nemmeno con un guanto le loro madri, non possono neanche incontrarle in giardino, mentre c'è il volontario che viene, che con i giusti presidi può entrare ed aiutarli nella videochiamata. Ecco, sono delle incongruenze che io penso la politica debba sollevare, a cui la politica debba trovare delle soluzioni. A livello regionale, non ci stancheremo di dirlo, la Regione Lombardia investe circa il 3% di quelle che sono le risorse a disposizione per la sanità e dovrebbe investire invece almeno il 5-6. Di conseguenza, se poi consideriamo che di questo 3%, che è già una cifra abbastanza discutibile, il 70% va nelle residenze, ecco, per il territorio resta ben poco. Di conseguenza questo è sicuramente un tassello su cui Jacopo è sicuramente sul pezzo e concorda, ma dobbiamo assolutamente premere perché chi ha potere decisionale sfondi appunto questo tetto di cristallo. Infine l'appello è sicuramente a livello centrale, sappiamo che il testo del piano nazionale di ripresa e resilienza di gennaio non menzionava dovere la salute mentale. Sono molto contenta, ecco, delle rassicurazioni di Elena Carnevali e condivido quindi l'appello della conferenza Basaglia sul tema, perché servono finanziamenti europei per questa ripresa e la priorità deve essere proprio l'assistenza sociale e la sanità territoriale. Il progetto di salute mentale che vi è stato redatto dalle organizzazioni sindacali e sociali stima un fabbisogno di 2 miliardi. E a cosa servono questi 2 miliardi? Servono al potenziamento del Dipartimento di Salute Mentale, per le assunzioni del personale, per la loro formazione e servono anche proprio per azioni per il superamento delle strutture di residenzialità protratta. Cito testualmente: per sostituire i luoghi dell'esclusione con i luoghi della vita, perché questo deve essere. Le azioni per il superamento delle pratiche repressive, e qui non mi stanco di ringraziare Camilla per il suo impegno, quali la contenzione meccanica e l'utilizzo inappropriato del TSO, le azioni per sostenere la piena attuazione della legge 81 per il superamento degli OPG e il potenziamento dei centri per la neuropsichiatria infantile per adolescenti e giovani adulti. E quindi qui grazie anche al lavoro di Elena Carnevali. Grazie a tutti voi perché è sempre preziosa, ecco, una preziosa condivisione e un ascolto arricchente. Grazie. Grazie Oriana per il tuo contributo. Non so se Jacopo vuole fare una chiosa su questo intervento. Ma lascerei spazio se c'è qualche altra domanda, qualche altro, diciamo. No, per adesso non ci sono richieste di intervento, quindi se volete appunto, se vuoi intervenire, oppure vediamo. Sto leggendo nella chat, ma non c'è nessuno che in questo momento richiede.
per cui volevo sentire anche se Valerio Canzian, a cui prima ho tolto la parola, vuole di nuovo intervenire. Valerio, mi senti? Sì, ti sento. Ok. Vuoi dire ancora qualcosa dopo questo, diciamo, excursus dei vari relatori? Un commento, chiaramente è stata una mattinata ricca di contributi. Vedo che sono stati toccati tanti temi. Ho visto una sensibilità e un'attenzione particolare anche da parte della politica su questo tema, quindi credo che sotto questo aspetto possiamo essere abbastanza contenti. Pensare che la salute mentale abbia bisogno di 2 miliardi mi sembra, credo che la cifra sia ancora un po' troppo scarsa dal mio punto di vista. Ne avremmo bisogno di più di 2 miliardi. Però è vero che non si può avere tutto, ma forse ci si può ancora lavorare per una cifra magari anche più elevata. Credo che, non so, io avevo accennato che mi sarebbe piaciuto fare qualche accenno sulla neuropsichiatria, che è messa in condizioni veramente molto disagiate, molto... Non solo con pochi posti letto di ricovero in ospedale, ma soprattutto con poco personale e soprattutto anche, direi, con una carenza di orientamento. Cioè siamo di fronte a un'neuropsichiatria, ma anche una psichiatria, che è orientata più alla malattia, sempre di più sulla malattia. E quindi... non è bene incominciare, appunto, con i ragazzi giovani, già etichettarli subito di qualche malattia, come avviene di fatto oggi nelle scuole dove anche gli insegnanti in qualche modo soffrono di questa cultura, no? E quando interviene un esperto chiede: ma che patologia ha? Che diagnosi ha questo ragazzo, no? Ecco, come se fosse necessario subito dare l'etichetta, no? Noi abbiamo fatto degli interventi con le scuole, con gli insegnanti, e questo era l'approccio degli insegnanti, che chiedevano all'esperto, di fronte a situazioni di casi concreti, ma che patologia ha? Quando non è questo, non è questo in gioco quando ci sono dei bambini piccoli o anche degli adolescenti, ma piuttosto cercare di capire qual è la difficoltà di quella persona, perché manifesta quelle difficoltà. Quindi più che classificarle come disturbi dell'attenzione piuttosto che dell'apprendimento, forse va capito quali sono le difficoltà che quel ragazzo ha di fronte alla vita, no? Di fronte ai problemi che sta affrontando lui. Quindi quando non capisce qualcosa a scuola è perché non capisce qualcosa di se stesso. E quindi è questo il contributo, l'aiuto che deve essere fatto in quel momento da chi si avvicina come esperto a questi ragazzi, no? Piuttosto che subito intervenire con farmaci, che del resto hanno anche dato prove, che dove non ci sono prove scientifiche che dimostrino che questi interventi siano efficaci. Quindi questo, credo, lì c'è un grosso lavoro, io credo, da fare, in particolare appunto con la neuropsichiatria, perché tutto parte da lì. Il disagio psichico è già presente da sempre. È una condizione che è presente da sempre. Però se si interviene precocemente, in una maniera corretta, in una maniera che medicalizza, allora è possibile affrontarlo e fare in modo che le persone possano superare pian piano le loro difficoltà con il sostegno, con l'aiuto di qualcuno che è vicino
e soprattutto con l'accompagnamento della famiglia, che va coinvolta insieme alla scuola e insieme agli adulti. Gli adulti che devono essere i primi a dare segno con la loro testimonianza, i primi a trasmettere che è possibile superare le difficoltà. Col loro esempio devono darlo. Grazie Valerio, grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, se qualcuno vuole diciamo replicare, Camilla vuole replicare. Sì. Prego Camilla. No, volevo solo aggiungere, allora innanzitutto riprendere il discorso che delle comunità, anche quello che ha detto appunto Oriana. Allora, vi leggo cosa dice... Vale per le comunità e vale anche per le persone che sono ricoverate in SPDC. Questo dice una mamma. Parlarsi attraverso la porta a vetro è deprimente per il paziente. Forse si sarebbe potuto dedicare uno spazio all'interno, ovviamente nel rispetto della sicurezza. Per chi è lì dentro non c'è rispetto della propria intimità. Bisogna parlare a voce alta per farsi capire e tutti gli altri degenti ascoltano. Se uno deve relazionarsi con i parenti in privato, non può. Le ulteriori lacune c'erano anche prima, solo accentuate dal Covid, ma non dovute a quello. Si riferisce a un SPDC in particolare, ma vale per tutti gli SPDC. E sempre sull'SPDC volevo dire una cosa. È molto importante che i luoghi di cura siano luoghi di cura accoglienti. Parlo del CPS e ancora una volta torno a parlare dell'SPDC, perché non si può vedere che l'SPDC di Bergamo sia al quarto piano, sia un luogo che non è particolarmente accogliente. Se faccio il confronto con quello precedente, davvero abbiamo avuto un peggioramento degli ambienti, ma soprattutto è un reparto che si trova al quarto piano. Quando un SPDC dovrebbe prevedere proprio la possibilità di una costante osmosi tra il dentro e il fuori, la possibilità per le persone di uscire, no? Andare a prendere un caffè, accompagnati o soli a seconda del percorso che stanno compiendo, ma anche magari avere appunto in uno spazio esterno all'SPDC stesso la possibilità di svolgere delle attività come alcuni hanno già, non so, praticare attività nell'orto e simili. Altrimenti io dico che questa si può definire contenzione ambientale. Quindi invito i nostri politici a riflettere sulla necessità, in particolare chiaramente parlo del nostro territorio, dell'SPDC di Bergamo, di trovare una soluzione, che fin dall'inizio questa situazione è stata definita, permettetemi, ingiusta e vergognosa. Grazie Camilla del tuo intervento. Mi chiedono, e chiedo a te Camilla e chiedo anche a Silvia Dadi, se le vostre diapositive e il filmato possono essere messi a disposizione di chi oggi ci ha seguito e ha fatto richiesta di poterle diffondere. Per me non c'è problema. Bene, grazie. Il link si trova su YouTube, ma anche sul sito della Rete Antiviolenza, per cui è pubblico, assolutamente da far girare. Grazie Silvia, grazie mille. Allora, visto che l'ora si sta, siamo stati perfetti nei tempi, negli orari, quindi ci avviamo verso la conclusione di questo incontro che è stato veramente così interessante e proficuo, ma chiudo nel ricordarvi che vorremmo mantenere questi appuntamenti ogni circa 40 giorni, per cui vi terremo informati e avvisati diciamo del proseguo di questi webinar. Ringrazio tutti davvero per i contributi estremamente interessanti e tutti gli ospiti per averci seguito con tanto interesse. Ricordo anche che questi incontri sono registrati e quindi si possono rivedere quando volete sulla pagina Facebook del PD Città di Bergamo. Io quindi intanto vi ringrazio ancora e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo incontro. Grazie a tutti. Scusa, volevo aggiungere che sì, verranno aggiunti anche, man mano vengono aggiunti anche sul canale YouTube del Partito Democratico di Bergamo. Quindi
poi mettiamo assieme tutti i link e facciamo una spedizione. Bene, questo è un aggiornamento e una novità, anche noi ci stiamo man mano organizzando per dare sempre maggiore diffusione a questi incontri. Grazie mille, grazie ancora a tutti. A presto e buon appetito. Grazie a voi. Grazie a voi.